Sì, no, giustamente lui sa, ecco, come uno ha fatto della divina volontà fin dove sapeva. Allora, quando Luisa, Gesù chiama tramite il Fiat Voluntas Tua Luisa a fare la divina volontà in un modo nuovo in cui non si sapeva prima. E questo non lo fa per merito di Luisa, ma lo fa per decreto divino, perché c'è una santità che si deve compiere. Sì, ho Allora, capito. quando Luisa dice tutti gli atti fatti dai santi, dai patriarchi, eccetera, loro avevano compiuto dei beni, avevano fatto il bene, ma questo bene, questi atti, in questi atti avevano ricevuto la vita della divina volontà o gli effetti della divina volontà? Gli atti compiuti diciamo, obbedendo a Dio, anche nella grazia di Dio, si ricevono gli effetti della divina volontà, ma in molte occasioni Gesù dice a Luisa, questi atti non hanno, i patriarchi, i profeti, non hanno ricevuto la divina volontà come vita, Vita. ma come effetti. Vabbè, però Quindi, io l'ho capito, se scusa, ho parlato 2000 volte, però questa frase dice, essendo tutto questo frutto dell'eterno fiat divino, frutti, che vuol sì, dire? infatti il frutto non è la vita, è Esattamente. Vabbè, l'effetto. però sono comunque, fanno parte quindi è un frutto Ma dell'eterno certamente sono atti buoni, divino. sono Quindi gli atti danno buonissimi. comunque gloria a Dio se tu li No, io, è divini. certamente che danno gloria a Dio. Chi Quindi, ha detto che non esatto. danno? No, Allora, perché qui leggiamo un se lo punto, non leggiamo. ho proprio voglia di discutere, però leggiamo appunto questo punto del volume 15. C'è Gesù che, e Luisa che dice, anzi, voglio unirmi con quegli atti della nostra celeste mamma che occorre tutti insieme o con tutti gli atti che hanno fatto i tuoi santi. Questo è il 24 gennaio del 23. A quest'ultima parola Gesù mi ha guardato e tutto tenerezza mi ha detto, figlia mia, nella mia volontà eterna troverai tutti gli atti miei, come pure quelli della mia mamma, che coinvolgendo tutti gli atti delle creature dal primo all'ultimo che dovrà esistere, come dentro di un manto, e questo manto come formato in due, uno si elevava dal cielo per ridare al Padre mio, con una volontà divina, tutto ciò che le creature gli dovevano, amore, gloria, eccetera. Nessun altro è entrato nella mia volontà divina per fare tutto ciò che fece la mia umanità. I miei santi hanno fatto la mia volontà, ma non sono entrati dentro per fare tutto ciò che fa la mia volontà e prendere come dentro di un colpo d'occhio tutti gli atti dal primo all'ultimo e rendersi attori e divinizzatori. Col fare la mia volontà non si giunge a fare tutto ciò che il mio eterno volere contiene, ma scende nella creatura limitato come frutto quanto la creatura ne può contenere. Solo chi entra dentro si allarga, si diffonde come luce solare negli eterni voli del mio volere. Eccetera. Questo è il chiarimento di Gesù quando Luisa, in un'altra occasione, dice: entra e prendo tutti gli atti dei santi. Nella divina volontà. Allora Gesù specifica, tutto ciò che di bene è fatto, è chiaramente fatto dalla mia divina volontà, solo Dio è buono. Però questi atti che fecero i santi, i patriarchi dell'Antico e del Nuovo Testamento, non l'hanno fatto dentro la divina volontà come vita, l'hanno fatto come frutto della divina volontà. È la differenza tra la vita e l'opera. E quindi Gesù dice, dentro della mia divina volontà, eterni, onnipotenti, che prendono la vita della divina volontà, troverai gli atti di Adamo innocente, gli atti di Maria Santissima e gli atti della mia umanità. Il resto non li troverai. Per cui è compito tuo, Luisa, di girare per tutti gli atti delle creature e dove la divina volontà ha compiuto ogni bene, prendere questi atti e rifarli nella mia divina volontà e anche quelli non fatti, anche quelli fatti male. È tuo compito rifarli tutti nella divina volontà, così che tu possa prendere come spunto il frutto della divina volontà, come negli atti di Abramo,
Abramo, dico Giacobbe, di Giuseppe, di Davide, eccetera, eccetera, e tu possa prendere il frutto della divina volontà e fare nuovi atti di divina volontà, dove la divina volontà si costituisce non disposizione, legge, ispirazione, ma vita. Questa è una differenza fondamentale, che è una differenza proprio fondamentale, dove differenziamo l'atto dalla volontà che lo compie. Quelli dei patriarchi, dei santi, erano atti buonissimi, eroici, ma generati dal motore della volontà umana, perché loro fino a loro, perché la volontà divina non era ancora stata aperta, non perché erano peggio di noi, loro sono molto meglio di noi. Io sono convinta che se vivessi al tempo di Abramo io sarei una povera disgraziata, e quindi non sarei neanche, voglio dire, degna di allacciare i sandali di Abramo o di Isacco o di Giovanni Battista. Ma è la divina volontà che si manifesta in modi diversi in diversi tempi, quindi loro certamente hanno contribuito. Ma Luisa, siccome inaugura una nuova santità, come ci abbiamo sentito qui nel volume 15, è compito suo prendere tutti gli atti di creature e rifarli, metterli dentro la divina volontà. È come se il motore di quegli atti erano buoni e santi, divina e la volontà con un fiammifero, non c'è il sole, c'è una bella differenza, la fiammifero e il sole. Sì, esatto. No, però manca farla apposta, proprio in questi due giorni stavo leggendo il volume 5. Non specifica che grazia. E Luisa in un altro passo dice: ho pregato a Gesù, al confessore, per il fatto della messa. Non so a che cosa si riferiva. Dice: per la questione della messa. E Gesù dice: no, digli che si metta all'opera e l'importante è che inizi e poi tutto, e poi quindi quest'altra esortazione viene al passo dopo del volume 5. Dice la questione della messa, però non specifica che cosa è che chiedeva il confessore. E se c'è una cosa che mi, proprio ringraziando questa riflessione di oggi su San Giuseppe, una cosa che volevo aggiungere poco in un secondo solo, quando abbiamo letto all'inizio, vedi, la Vergine Maria dice fece di San Giuseppe doveva essere il cooperatore, il tutore che doveva prendere gli interessi di quel poco di umano che ci bisognava, e l'ombra della paternità celeste in cui doveva essere formata la nostra piccola famiglia celeste sulla terra. Quindi mi viene in mente Gesù dice, poi più in là nei volumi dice che l'esempio della famiglia celeste sulla terra e l'esempio della Santissima Trinità sulla terra è di Maria, Gesù e lui. Allora mi viene da pensare questo, vedi, cioè nella Gesù, Giuseppe e Maria è l'esempio, la famiglia, la Sacra Famiglia di Nazareth è il modello della santità umana sulla terra, cioè il modello per la famiglia umana. Perché infatti qui dice che il Padre mise in San Giuseppe non la sostanza della paternità celeste, ma l'ombra della paternità celeste. Quindi il giusto San Giuseppe con l'ombra della paternità celeste, cioè una paternità umana, l'ombra, e doveva formare quella sorta di ombra, di simbolo dell'armonia per le famiglie umane. Però poi quando guardiamo nel volume 15, dove parla della fecondità di Maria, dice: per poter elevare una creatura a concepire un uomo e Dio, dovetti accentrare in lei tutti i beni possibili e immaginabili, e dovette elevarla a tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. Quindi, mentre da un punto di vista umano, come quindi simbolo della santità umana, della famiglia umana, in San Giuseppe c'è l'ombra
paternità celeste. Infatti poi abbiamo letto che quando partoriva Maria Santissima, San Francesco e San Giuseppe rimaneva nell'ombra estatico, mentre la sostanza della paternità celeste, della fecondità celeste, l'ha messa in Maria, non in Giuseppe. Quindi dovete accentrare in lei tutti i beni possibili e immaginabili, dovete elevarla a tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. E come il Padre Celeste generò, come il Padre Celeste generò il Verbo e il Padre Vergine lo generò nel suo seno, col germe verginale della sua fecondità eterna, senza opera di donna, e in questo stesso germe procedette lo Spirito Santo, così la mia celeste mamma, con questo germe eterno, tutto verginale della fecondità paterna, mi concepì nel suo seno verginale senza opera di uomo. Questa è una delle frasi più belle degli scritti, infatti sta nel volume 15, un passo che è la prima versione, quella copiata dalle suore di Sant'Annibale. Questo passo dell'aprile 14 era stato tolto perché era un concetto troppo bello, cioè della fecondità paterna del padre depositata in Maria, che così come il Padre Eterno Vergine genera il Verbo, così con questa fecondità paterna depositata in Maria, che si chiama fecondità una maternità divina, così come il Padre Celeste senza opera di donna ma vergine genera il Verbo, allo stesso modo Maria Santissima senza opera vergine genera l'umanità di Gesù Cristo. E così come dalla fecondità paterna del Padre, che genera vergine il Verbo, procede l'amore dello Spirito Santo, allo stesso modo dalla fecondità paterna depositata in Maria Santissima, che vergine genera l'umanità di Gesù, procede la procedenza dei figli del divin volere. E quindi il vero della famiglia celeste e della Trinità in terra è Maria, Gesù e i figli del divin volere. Invece l'ombra, da un punto di vista umano, quindi potremmo dire la santità della redenzione, l'ombra, diciamo, di questa famiglia celeste, ma non la sostanza, è Gesù e Maria. È bello quindi vedere come appunto quando si passa dall'ombra, la santità umana, alla sostanza, quindi la santità divina, il modello passa da Gesù, Giuseppe e Maria a Maria, Gesù e Luisa, quindi figli del divin volere. Non so se mi sono spiegata, per me è una cosa bellissima che vedo in questo momento grazie a quello che abbiamo letto. Ma quindi vuol dire che ogni atto che si può fare nella realtà è una vita divina che si crea? E si crea ed è una vita, una e trina, sì. E così come in terra c'è Padre, Figlio e Spirito, in cielo c'è Padre, Figlio e Spirito Santo, la Trinità e la famiglia divina in terra è Maria Santissima, in cui è depositata la paternità del Padre, che genera vergine, e il Verbo fatto carne Gesù, e la procedenza della santità divina, cioè Luisa e i figli del divin volere. Quindi il modello lo si sposta da Gesù, Giuseppe e Maria, che è modello di santità umana, se vogliamo, a Maria, Gesù, Luisa, che forma il modello sostanziale degli atti uni e tri, umani e divina volontà. In un'altra occasione stava pensando, Luisa, possibile che abbia fatto passare tanti secoli senza far conoscere questi prodigi del divin volere, e che non abbia eletto tra tanti santi uno dove dar principio a questa santità tutta divina. Eppure ci furono gli apostoli e tanti altri grandi santi che hanno fatto stupire tutto il mondo. Amore mio, vita mia, io non so persuadermi ancora com'è possibile che nessun santo non abbia fatto sempre la tua santissima volontà e che non abbia vissuto nel modo come ora dici, nel tuo volere. E Gesù, con santa pazienza: ah, figlia mia, non vuoi persuaderti ancora che tanto si prende di luce, di grazia, di varietà di valori, per quanto si conosce, se non ci aveva ancora fatto conoscere queste verità a questo punto, non è il tempo di darle.
Certo che ci sono stati dei santi che hanno fatto sempre il mio volere, ma hanno preso della mia volontà per quanto ne conoscevano, cioè che era importante fare la volontà di Dio, che era diventare santi e fare la volontà di Dio. E si conoscevano che il fare la mia volontà era l'atto più grande, quello che più mi onorava e che portava alla santificazione. E con questa intenzione la facevano. E questo prendevano. Santità umana, frutto della santità umana. Se lo Spirito Santo sotto però santità umana. Perché non c'è santità senza la mia volontà. E non può uscire nessun bene, santità piccola né grande, senza di essa, senza la volontà di Dio. Senza aver fatto la volontà di Dio. Ma certo. La mia volontà ha fatto come un gran signore, il quale ha fatto vedere un suo palazzo estesissimo e sontuoso. Ai primi ha additato la via per andare al suo palazzo, ai secondi la porta, ai terzi la scala, ai quarti le prime stanze e agli ultimi ha aperto tutte le stanze, facendoli padroni e dando loro tutti i beni che ci sono in esso. Lavoratori. Ora i primi hanno preso i beni che ci sono nella via, i secondi i beni che ci sono alla porta, superiori a quelli che sono nella via, i terzi quelli della scala, i quarti quelli delle prime stanze, dove ci sono più beni e stanno più sicuro, gli ultimi i beni di tutto l'intero palazzo. Così ha fatto la mia volontà. Doveva far conoscere la via, la porta, la scala, le prime stanze, per poter passare in tutta l'immensità del mio volere e far loro vedere i grandi beni che ci sono. E come la creatura operante in questi beni, questa è la gran differenza, con operare la divina volontà, cosa che prima non facevano la volontà di Dio, punto e basta. Cioè, entrare dentro e operare in questi nella divina volontà. Operante, la divina volontà operante, la creatura operante in questi beni che il mio volere contiene, fa acquisto della varietà dei suoi colori, della sua immensità, della santità e potenza, e cresce, atto per atto, la divinità cresce in questa somiglianza divina, prende in sé le qualità divine e di tutto il mio operato. Io nel far conoscere do e imprimo nell'anima quella qualità divina che faccio conoscere. Figlia mia, nella mia volontà eterna, qui siamo nel volume 15 adesso, nella mia volontà eterna troverai tutti gli atti miei, come pure quelli della mia mamma, che coinvolgono tutti gli atti delle creature, dal primo all'ultimo che dovrà esistere, come dentro un manto. E questo manto è come formato in due parti. Una si eleva al cielo per ridare al Padre mio, con una volontà divina, tutto ciò che le creature gli dovevano. Amore, gloria, riparazione, soddisfazione. L'altra parte di questo manto rimaneva a difesa e aiuto delle creature. Nessun altro è entrato nella mia volontà divina per fare tutto ciò che fece la mia umanità. Non erano i tempi. I miei santi hanno fatto la mia volontà, ma non sono venuti dentro per fare tutto ciò che la mia volontà fa e prendere come in un colpo d'occhio tutti gli atti, perché nella tua unica tutto è presente, no? Ciò che Gesù faceva, no? I suoi pensieri, ma col tuo occhio, perché tutti i pensieri delle creature le riparava, soddisfaceva il Padre, dava gloria, eccetera, risantificava nella volontà divina, sigillata di noi nella volontà divina. I miei santi hanno fatto la mia volontà, ma non sono venuti dentro per fare tutto ciò che la mia volontà fa e prendere come un solo colpo d'occhio tutti gli atti, dal primo all'ultimo uomo, e rendersi attori, spettatori e divinizzatori. Col fare la mia volontà non si giunge a fare tutto ciò che il mio eterno volere contiene, ma scende nella creatura limitato per quanto la creatura ne può contenere. Solo chi entra dentro si allarga, si diffonde come luce solare negli eterni voli del mio volere, e trovando i miei atti e quelli della mia mamma vi mette il suo. I santi hanno fatto la mia volontà, ma non sono venuti dentro, quindi non entrarci dentro, per fare tutto ciò che la mia volontà fa e prendere come un colpo d'occhio tutti gli atti, dal primo all'ultimo uomo, e rendersi attori, spettatori e divinizzatori, che puoi sigillare tutti nella divina volontà degli atti. Col fare la mia volontà non si giunge a fare tutto ciò che il mio eterno volere contiene,
ma scende nella creatura limitato, per quanto la creatura ne può contenere. Solo chi entra dentro si allarga, può continuamente entrare in fondo di volere dentro di me. Luisa continuamente vibra, no? Si immerge in questo mare infinito della volontà divina. Solo chi entra dentro si allarga, si diffonde come luce solare negli eterni voli del mio volere. Con la tua unica troviamo tutto e tutto e tutti i tempi, no? Tutto l'operato di Dio stesso, con lo stesso operato di tre divini. E trovando i miei atti, quelli di Gesù, l'umanità di Gesù, e quelli della mia mamma, mi mette il suo, ecco, diventano triplici. Guarda nella mia volontà. Ci sono forse altri atti di creatura moltiplicati nei miei, che giungono fino all'ultimo atto che deve compiersi su questa terra? Sì, perché anche per quelli futuri, certo. E come sono? Guarda bene, tutto. Guarda bene, non ne troverai nessuno, quindi tu i santi dici, ma è possibile che con tutti i santi ci sono stati? No, non ne trovi nessuno, neanche per Giuseppe. Sì, sì. Ciò significa che nessuno è entrato. Solo era riservato di aprire le porte del mio eterno volere alla piccola figlia mia, per unificare i suoi atti ai miei e a quelli della mia mamma, e rendere tutti gli atti nostri triplici innanzi alla Maestà Suprema e a bene delle creature. Ora, avendo aperto le porte, possono entrare altri, tocca a me adesso, purché si dispongano ad un tanto bene. San Giuseppe è il primo ministro di un regno che ancora non c'era sulla terra. Volume 24, il 7 luglio del 28. A Nazareth Gesù e la mamma preparavano quanto occorreva per la venuta del re della divina volontà sulla terra. Loro erano il re e la regina senza popolo. San Giuseppe è il primo ministro di un regno che ancora non c'era sulla terra. Onde pensavo tra me, scrive Luisa, mentre stavo accompagnando il mio dolce Gesù nella stanzetta di Nazareth per seguire i suoi atti. Ecco questo atto di entrare nella divina volontà per operare, ciò che sta facendo. Quindi siamo presenti anche noi e accompagniamo anche noi Gesù nella stanzetta di Nazareth. Vogliamo seguire i suoi atti. Il mio amato Gesù con certezza ebbe il regno della sua volontà nella sua vita nascosta, perché se la sovrana signora possedeva il suo fiat, lui era la stessa volontà divina. San Giuseppe, in mezzo a questi mari di luce interminabile, come poteva non farsi dominare da questa santissima volontà? Ma mentre ciò pensavo, il mio sommo bene Gesù, sospirando di dolore nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, certo che in questa casa di Nazareth regnava la mia volontà divina, come in cielo, così in terra. Io e la mia mamma celeste non conoscevamo altra volontà. San Giuseppe viveva ai riflessi della nostra. Ma io ero come un re senza popolo, isolato, senza corteggio, senza esercito. E la mia mamma come regina senza prole, perché non era circondata da altri figli degni di lei, a cui poter affidare la sua corona di regina per avere la stirpe dei suoi nobili figli, tutti re e regine. Ed io avevo il dolore di essere re senza popolo. E se popolo si può chiamare quello che mi circondava, era un popolo malato, chi cieco, chi muto, chi sordo, chi zoppo, chi coperto di piaghe. Anche fisicamente vedere, ma soprattutto spiritualmente. Era un popolo che mi faceva disonore, non onore. Anzi, neppure mi conosceva, né voleva conoscermi. Sicché ero re per me solo, e la mia mamma era regina senza la lunga generazione della stirpe dei suoi figli regali. Invece, per poter dire che avevo il mio regno e governare, dovevo avere i ministri. E sebbene ebbi San Giuseppe come primo ministro, un solo ministro tuttavia non costituisce il ministero. Dovevo avere un grande esercito, tutto intento a combattere per difendere i diritti del regno della mia volontà divina. E un popolo fedele che avesse solo per legge la legge della mia volontà. Ciò non era, figlia mia. Perciò non posso dire che col vivere sulla terra, che col venire, grazie, sulla terra, per allora egli è il regno del mio fiat. Era lui stesso. Perciò il nostro regno fu per noi soli, perché non fu ripristinato l'ordine della creazione, la regalità dell'uomo, ma col vivere io e la Madre Celeste tutto di volontà divina fu gettato il seme, fu formato il lievito per fare spuntare e crescere il nostro regno sulla terra. Quindi furono fatti tutti i preparativi, impetrate tutte le grazie, sofferte tutte le pene, perché il regno del mio volere venisse a regnare sulla terra.
onde Nazareth si può chiamare il punto di richiamo del regno della nostra volontà. Tutti i retardi della nostra volontà. Magnifico. Cioè, in questa si forma il re e la regina che cercano, che hanno bisogno del loro popolo, e quindi la procedenza di questo popolo si forma proprio con il regno del terzo Fiat, in cui lo Spirito Santo forma la procedenza dei figli del divin volere, dalla paterna deposta in Maria, maternità divina, e il verbo umanato, Gesù. E quindi il primo capostipite di questa procedenza è Luisa, e con essa tutti i figli della Divina Volontà. Il ministro ha come una funzione, diciamo, di tutore e di guardia, di colui che sancisce l'ufficialità del ministero, però dice lui... Come abbiamo letto qui, io ero un re senza popolo, la mia madre è santissima, era una regina senza popolo. Col vivere io e lei di volontà divina abbiamo gettato il seme. Il mito di San Giuseppe era proprio perché sulla terra, quando questo regno era ancora in incubazione, non aveva un popolo, si aveva bisogno dell'ombra, diciamo, del cooperatore, così come sacerdote offriva la vittima ed è il ministro di Dio, così pure San Giuseppe serviva come cooperatore, come giusto, per cooperare, per fornire quel poco di umano che loro avevano bisogno, per sancire la legalità terrestre umana di quella famiglia, quindi perché nessuno potesse discutere. Ecco l'opera del ministro, che si occupa della tutela del ministero, però il re e la regina debbono ancora avere la precedenza dei figli, ma Giuseppe è come una guardia, un giusto, come appunto un ministro, come un longino ai piedi della croce, che fa in modo che nessuno abbia a dire niente contro questa famiglia in embrione, di cui però si conosce ancora pochissimo. San Giuseppe, sarai il mio protettore, il custode del mio cuore, che terrai le chiavi del mio volere nelle tue mani, custodirai il mio cuore con gelosia e non me lo darai mai più, affinché io sia sicura di non fare nessuna uscita dalla volontà di Dio. Amen. Amen. Grazie, Giuseppe. Che ti ha saito questo. C'è saltato un pezzetto, cioè un. Sì, difatti noi avevamo messo soltanto. Sì. No, giusto per dire, avevo quel pezzetto di mezzo è proprio. Secondo me è proprio importante per far capire quello che Gesù spiega, che è lo stato espiatorio, per dire. Tu senti la ripugnanza, ma questa tua ripugnanza, questa tua ribellione è stato espiatorio, come era stato espiatorio quello di Gesù. E poi dice, ma così come io ero sempre unita al Padre, anche tu sei sempre unita a me. Anche sebbene però alcune volte non ti posso vedere e mi sei nauseante. Quando Luisa sente questo, un fulmine, dice, gli si spacca il fuori, ma come? Pensare che non sono sempre amata da Gesù e che giungeva ad essere abominevole. Questo è un esempio di come Gesù dice... è lo stato espiatorio, perché così come Luisa a volte lei è coperta da tutti i peccati, è fatta peccato pur non avendo peccato, così come è lo stesso modo nelle scritture Gesù fu reso peccato sebbene non aveva peccato, e lui proprio in questo stato estremo espiatorio, in cui si sentiva non solo separato dal Padre, non solo giudicato dal Padre, ma si sentiva nauseante, abominevole, insopportabile agli occhi del Padre,
Questa è la pena più atroce di Cristo, che siccome la sua divinità non è soggetta alle pene, nelle pene lui era separato, si sentiva separato dal Padre, non soltanto separato, ma abominevole, schifoso, ripugnante, nauseante. E quindi per questo si sente quella scossa nel corso della sua vita, ma lo vediamo nel Vangelo, nella agonia nell'orto. Si sente questa scossa tanto da sudare sangue, perché parte della sua stessa natura, quella divina, prova ripugnanza e schifo verso la sua natura umana, che è coperta da peccato. Questa è una pena talmente atroce, di natura assolutamente divina, che non si può comprendere da mente creata. Però Gesù ha voluto far parte a Luisa, farle capire, dice: sì, tu senti questo stato di ribellione, ma questo è stato espiatorio, come lo sentivo io quando dicevo: passi da me questo calice. Ma io ti sono sempre vicino, anche se a volte mi sei nauseante e ripugnante. Pensiamo a noi, l'idea, se riusciamo a sopravvivere un secondo pensando che Gesù ci considera nauseanti, ripugnanti e ci vuole allontanare da sé, è una pena di morte. E questo è proprio quello che lui sentiva nei confronti del Padre, e quindi questo è lo stato completo espiatorio di Gesù Cristo, che si rende peccato pur non avendo peccato, e la sua umanità diventa nauseabonda agli occhi del Padre. E quindi, insomma, è un passo bellissimo, un passo molto forte. Non so se mi sono spiegata. Il volume 9, 25 novembre del 1909. Continua Luisa a scrivere: trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando all'agonia di Gesù nell'orto, e facendosi vedere appena, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, gli uomini non fecero altro che lavorare la scorza della mia umanità, e l'amore eterno mi lavorò tutto il di dentro, sicché nella mia agonia non gli uomini, ma l'amore eterno, l'amore immenso, l'amore incalcolabile, l'amore nascosto mi aprì larghe ferite, mi trafisse con chiodi infuocati, mi coronò con spine ardenti, mi abbeverò con fiele bollente, sicché la mia povera umanità, non potendo contenere tante specie di martiri in un medesimo tempo, fece sboccare fuori larghi rivi di sangue, si contorceva e giunse a dire: Padre, se è possibile, togli da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ciò che non fece nel resto della passione. Sicché tutto ciò che soffrì nel corso della passione, lo soffrì tutto insieme nell'agonia, ma nell'orto, in modo che più intenso, più doloroso, più intimo, perché l'amore mi penetrò fin nelle midolla, delle ossa e nelle fibre più intime del cuore, dove mai potevano giungere le creature. Ma l'amore a tutto arriva, non c'è cosa che gli possa resistere. Onde il mio carnefice fu l'amore. Perciò nel corso della passione non ci fu in me neppure uno sguardo bieco verso chi mi faceva da carnefice, perché avevo un carnefice più crudo, più attivo in me, qual era l'amore, e dove i carnefici esterni non giungevano o qualche particella veniva risparmiata, l'amore riprendeva il suo lavoro e nulla mi risparmiava. E così è in tutte le anime: il primo lavoro lo fa l'amore, e quando l'amore ha lavorato e l'ha riempito di sé, quello che si vede di dentro all'esterno non è altro quello che si vede di bene all'esterno non è altro che lo sbocco del lavorio che l'amore ha fatto nell'interno. Liliana ricordava che la sofferenza di Gesù quando ha chiesto al Padre: togli da me questo calice, era per il fatto delle anime, no? che il calice erano le anime che si perdevano, che lui avrebbe lui voluto salvare al Padre tutte. Che tutti si salvassero, invece Dio non glielo concede in pratica di salvare tutti.
di persone più stesse. Appunto. Per giustizia divina. Non devo chiedere di andare in paradiso se quella mia lui no. Sì, ma lui avrebbe voluto con la stessa offerenza salvare tutti. Logicamente salvesti perché si converte, gli dice di sì, gli dice di sì a Dio. Giustizia divina, Dio padre dice di no al figlio. Sì, è lo stesso quando Luisa si frappone a Gesù e dice non mandare i castighi, e lui dice vabbè, dai, al posto di fare 10 faccio 5, c'è come una sorta di contrattazione. Però una volta Gesù dice a Luisa, ma se mi sono dovuto rassegnare io di fronte al Padre e non ho potuto salvare tutti, lo stesso devi fare tu, perché Gesù replica in Luisa la sua umanità, quindi anche i tratti e le caratteristiche della sua passione. E quindi c'è questo. Vediamo che nella frase, non per niente è ripetuta 3 volte, passi da me questo calice, ma non la mia volontà, la tua sia fatta. Anche negli scritti di Luisa ci sono diversi passi che ne spiegano le mille sfaccettature. Non è corretto dire Gesù voleva sottrarsi alla aveva paura della morte fisica e invece dice no, non era la morte fisica, era la salvezza delle anime. Ebbene, Gesù nella sua umanità e divinità e nelle infinite sfaccettature dell'operare della divina volontà nella sua umanità, tutti questi significati sono tutti veri. Infatti tutti, lui li ha vissuti tutti, lui sentì, infatti in questo caso stiamo infatti parlando proprio della ribellione e della ripugnanza. Infatti c'è pure un altro nel volume 13 o 14 dove Luisa dice Gesù, mi hai fatto parte delle pene della passione, delle pene del peccato, adesso mi vuoi far parte anche della passione dell'amore? No, allora Gesù dice a Luisa non pensare, ma questa ripugnanza che tu senti l'ho sentita anche io. Infatti qui per esempio nel volume 9 dice questa ribellione che tu senti, che non vorresti sentire tutte queste ferite, che sentiva questa ribellione a voler soffrire queste cose, Gesù dice questo è stato espiatorio, anzi era il passo di prima. E quindi in questo caso noi stiamo esplorando il caso di Gesù in cui egli pure sentiva quella ripugnanza a dover soffrire proprio come uomo e Dio. E quindi quella ripugnanza che sentiva era lo stato espiatorio, espiare per la ripugnanza delle creature che non si vogliono sottomettere alla volontà di Dio. Quindi Gesù ha sofferto anche questo aspetto. Poi ha sofferto l'aspetto che, come viene detto adesso, che lui voleva salvare tutti e il Padre dice no, non ti posso dare tutti. Poi ha sofferto anche l'aspetto per dire togli da me questo calice, che le anime si strappino dalla mia umanità, ma non la tua volontà sia fatta. Quindi tutte queste sfaccettature, da quella proprio carnale, umana, fisica, a quella morale, a quella divina, sono tutte vere. E quindi Gesù ha sofferto tutte queste cose e tutti questi, in questo grido not mea voluntas sed tua fiat, Gesù la vive in una maniera umana e divina, nella divina volontà, in mille aspetti diversi che sono tutti veri. Non so se mi spiego. Sì. Questa è importante. Domanda. Buongiorno, sono Giovanni. Ciao Giovanni. Io so che la volontà della Trinità è uguale per tutte e tre, per il Padre, per i figli e per lo Spirito Santo. Perché il Signore Gesù, qualcosa che ha chiesto all'Eterno Padre per le anime del Purgatorio, e l'Eterno Padre per somma giustizia ha detto di no, quando poi la volontà è unica? Bellissimo. Il fatto è che, come ci spiega Gesù, l'interazione, le tre divine persone sono tre persone con un'unica volontà. Però proprio perché c'è l'interazione dell'amore e c'è l'interazione delle qualità divine, l'amore, la misericordia, la perseveranza, la giustizia, la pazienza, l'ira divina, è come se loro nell'unica volontà
facessero una scenetta, capito? Come per dire, adesso Gesù impersona la misericordia, che parla con la giustizia, dammi, sono la misericordia, mi devi dare di più. E la giustizia dice, no, ti posso dare fino a questo punto. Loro sono in sommo accordo, però noi non potremmo capire gli attributi divini se Gesù e la Santissima Trinità non ce li declinasse in questo modo. Nella stessa volontà umana è proprio l'equilibrio tra la misericordia e la giustizia che interagiscono tra di loro. È come se Gesù impersonasse un attributo divino, un'altra persona della Trinità impersona un altro attributo divino e troviamo il dialogo tra questi due. Per esempio, pure Gesù e Maria avevano una stessa volontà. Com'è che Gesù e Maria ha detto, figlio, non hanno più vino? E Gesù ha detto, scusa, che vuoi? Non è ancora arrivata la mia ora. Fate quello che gli... Allora, anche Gesù e Maria, loro è come se, infatti Maria Valtorta descrive che mentre avevano questa conversazione, quasi avevano un sorriso dolce nascosto dietro di loro, perché sapevano già quale doveva essere il risultato, però volevano far vedere agli uomini come era il rapporto tra gli attributi divini, come il rapporto tra la madre e il figlio, e come... il figlio Dio dice, ehi un attimo, e come la madre poi dice no, fate come vi dice lui, che già so quello che farà. Lo stesso pure quando il padre, il figlio e lo Spirito Santo interagiscono, non è che sono in disaccordo, ma dispiegano per noi e ci fanno vedere l'interazione e la dinamica tra i vari attributi e qualità divine che sono uguali, reciproci, mutui in loro, ma questo serve a noi per farlo vedere. Non è che il padre è più giusto del figlio o il figlio è più misericordioso del padre, però proprio come nella creazione si vede la potenza del padre che sfoggia, ma il figlio e lo spirito concorrono, così come nella redenzione si vede che la misericordia, la sapienza del figlio sfoggia e fa il protagonista e il padre e lo Spirito Santo concorrono, così come nella terzo Fiat lo Spirito Santo viene fuori con tutto il suo amore e la santificazione e sembra che il padre e il figlio stanno nelle retrovie, è proprio questo modo di operare in cui i loro attributi divini sono assolutamente uguali, reciproci, altrimenti non si adorerebbero, non sarebbero uguali nella divinità, ma interagiscono tra di loro, non sono assolutamente in disaccordo, ma per farcelo capire a noi hanno queste dinamiche che poi sfoggiano nell'assoluto accordo del padre con il figlio, con lo Spirito Santo. Non so se mi sono spiegata. Certo. Lo stesso pure Luisa, per esempio, la madre gli ha detto a Luisa, guarda, tu non devi mai accettare quello che dice Gesù, devi sempre pregare per misericordia. Allora Luisa dice, quando aveva questi scambi con Gesù, dice, oh, la madre mi ha detto che io non mi devo mai piegare alla giustizia, come dire, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio, ma alla fine era sempre un'unica volontà. Tu fai il tuo mestiere, io faccio il mio. Tanto è vero, è bello che quando Gesù ha detto, scusa Luisa, ok, tu non vuoi che io flagelli? Allora facciamo così, ti do le chiavi della giustizia, te le metto in mano, così puoi fare quello che vuoi. Quando si è trovata con le chiavi della giustizia in mano e ha capito l'orrore dell'offesa a Dio, Luisa ha detto, oh madonna mia, queste chiavi della giustizia in mano, io mi sono resa conto che io avrei fatto ancora peggio di Gesù a castigare. Allora ha detto, no, tienitele, io faccio il mio lavoro e tu fai il tuo. E quindi è bellissimo vedere queste dinamiche delle tre persone, che sono tre persone in un'unica volontà. Questa è l'estasi, questa è la vera felicità, essere tre con una sola volontà, e in tutte queste dinamiche vediamo come funziona la Santissima Trinità. Passiamo a meditare la seconda ora nell'orto, volume 14, il 4 febbraio del 22. Gesù si rivolge a Luisa, figlia mia, voglio refrigerio alle mie fiamme, voglio sfogare il mio amore, ma il mio amore è respinto dalle creature. Tu devi sapere che io nel creare l'uomo misi fuori da dentro la mia divinità una quantità d'amore che doveva servire come vita primaria delle creature, per arricchirle, per sostenerle,
per fortificarli e per aiuto in tutti i loro bisogni. Ma l'uomo respinse questo amore, e il mio amore va a Ramingo perché fu creato l'uomo, perché da che fu creato il mio amore va a Ramingo da che fu creato l'uomo, e gira sempre senza mai fermarsi. Respinto da uno, corre ad un altro per darsi, e come respinto dà il singhiozzo di pianto, sicché la non corrispondenza forma il singhiozzo di pianto dell'amore. Onde, mentre il mio amore va Ramingo e corre per darsi, se vede uno debole nella vita dell'anima, povero della mia grazia, dà il singhiozzo di pianto e gli dice: ah, e se non mi facessi andare Ramingo e mi avessi dato alloggio nel tuo cuore, saresti stato forte e nulla ti mancherebbe. Se vedo un altro caduto nella colpa, dà il singhiozzo: ah, e se mi avessi dato entrata nel tuo cuore, non saresti caduto. Per quell'altro che vede trascinato dalle passioni, infangato di terra, l'amore piange e singhiozza, risinghiozzando ripete: ah, e se avessi preso il mio amore, le passioni non avrebbero vita su di te, la terra non ti toccherebbe, il mio amore ti basterebbe per tutto. Sicché in ogni male dell'uomo, piccolo oppure grande, lui ha un singhiozzo di pianto e continua ad andare Ramingo per darsi all'uomo. E quando nell'orto del Getsemani si presentarono tutti i peccati innanzi alla mia umanità, ogni colpa aveva il singhiozzo del mio amore, e tutte le pene della mia passione, ogni colpo di flagello, ogni spina, ogni piaga era accompagnata dal singhiozzo del mio amore. Perché se l'uomo avesse amato, nessun male poteva venire. La mancanza d'amore ha germogliato tutti i mali e anche le mie stesse pene. E quindi il purgatorio serve per riempire quei vuoti d'amore che ci sono nella creatura. Per questo Gesù dice, quando parla della Maddalena, dice: l'amore copre una moltitudine di peccati, basta un atto di amore eroico per colmare il vuoto di tanti peccati. Questa è la purificazione della creatura. Quindi per ogni vuoto d'amore Gesù l'ha dovuto riempire, e quindi l'amore eterno ha sofferto questa passione dell'amore in Gesù, che doveva riempire ogni vuoto d'amore che la creatura avrebbe lasciato in se stessa e verso Dio. E questa è la passione più atroce, più sublime anche. Volume 14, sempre 8 aprile del 22. Luisa scrive: trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando al dolore che soffrì il mio dolce Gesù nell'orto del Getsemani, quando si presentarono innanzi alla sua santità tutte le nostre colpe. E Gesù, tutto afflitto nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, il mio dolore fu grande e incomprensibile a mente creata, specie quando vidi l'intelligenza umana deformata, la mia bella immagine che fece riprodurre in lei non più bella, ma brutta, orrida. Io la dotai di volontà, intelletto e memoria. Nella prima rifulgeva il mio celeste padre, che come atto primo comunicava la sua potenza, la sua santità, la sua altezza, per cui elevava la volontà umana investendola della sua stessa santità, potenza e nobiltà, lasciandovi aperte tutte le correnti tra lui e la volontà umana, affinché sempre più si arricchisse dei tesori della mia divinità.
tra la volontà umana e la divina non c'era né tuo né mio, ma tutto in comune, con reciproco accordo. Era immagine nostra, cosa nostra, sicché lei ci adombrava. Quindi la vita nostra doveva essere la sua, e perciò costituivo come atto primo la sua volontà, libera, indipendente, come era, come atto primo, la volontà del mio celeste Padre. Costituito come atto primo della nostra volontà, dello stesso realtà, e la volontà del celeste Padre. Ma questa volontà, quanto si è deturpata, da libera si è resa schiava di vivissime passioni. Ah, è lei il principio di tutti i mali dell'uomo. Non si riconosce più come è scesa dalla sua nobiltà. Fa schifo a guardarla. Ora, come atto secondo, vi concorsi io, figlio di Dio, dotandola dell'intelletto, comunicandole la mia sapienza, la scienza di tutte le cose, affinché conoscendole potesse gustare e felicitarsi nel bene. Ma ahimè, che sentina di vizi è l'intelligenza della creatura. Della scienza si è servita per disconoscere il suo creatore. E poi, come atto terzo, ci concorse lo Spirito Santo, dotandola di memoria, affinché, ricordandosi di tanti benefici, potesse stare in continue correnti d'amore, in continui rapporti. L'amore doveva coronarla, abbracciarla e informare tutta la sua vita. Ma come resta contristato l'eterno amore? Questa memoria si ricorda dei piaceri, delle ricchezze e fin di peccare. E la Trinità sacrosanta viene messa fuori dai doni dati alla sua creatura. Il mio dolore fu indescrivibile nel vedere la deformità delle tre potenze dell'uomo. Avevamo formato la nostra reggia in lui e lui ci aveva cacciati fuori. Qui fa una associazione diretta con la volontà, così come la volontà nel padre atto primo, il padre le dà la volontà, per esempio anche qui non è che il padre ci dà la volontà, sono tutti e tre insieme, soltanto che uno ha un ruolo particolare e gli altri concorrono. Quindi la volontà è il padre, l'intelletto è il figlio, la memoria è lo spirito. Però, correggimi se sbaglio, Carla, in altri passi, per esempio, si fa una diversa associazione. Si dice, come così nell'atto della creazione, così si associa la creazione all'intelletto e al padre. Quindi il padre ha l'atto primo nella creazione. E gli è dato l'intelletto per riconoscere il dominio divino e di Dio nel creato. Poi al figlio ovviamente è attore nella redenzione e ci viene data la memoria per ricordare sempre i benefici che abbiamo ricevuto e tenere sempre costante il pensiero della passione in noi. Poi c'è la santificazione dove è protagonista lo Spirito Santo. E qui ci viene data la volontà che è quella che deve, la volontà umana deve fondersi nella divina per l'opera completa della santificazione. Quindi diciamo che ci sono questi gli attributi divini e le tre potenze dell'anima con le tre divine persone, in un certo senso sono intercambiabili. Questa è una conferma di quanto dicevamo pure prima. In alcune lezioni ci viene associata la volontà al padre, l'intelletto al figlio, la memoria allo spirito, in altre viene associati l'intelletto al padre, la memoria al figlio e la volontà allo spirito. Girano liberamente. Certamente, secondo e quindi è bello vedere questo. La terza ora di Agonia nel Getsemani, l'accompagniamo.
dedicando ai bravi, volume 9, il 4 luglio del 1910. Volume 9, 4 luglio 1910. Luisa scrive: stavo pensando all'agonia di nostro Signore e il Signore mi disse: figlia mia, volli soffrire in modo speciale l'agonia dell'orto per dare aiuto a tutti i moribondi a ben morire. Vedi come si combina la mia agonia con l'agonia dei cristiani. Tedi, tristezze, angosce, sudore di sangue. Sentivo la morte di tutti e di ciascuno, come se realmente morissi per ciascuno in particolare. Quindi sentivo in me i tedi, le tristezze, le angosce di ciascuno e con le mie prestavo a tutti aiuto, conforto, speranza per fare che come io sentivo le loro morti in me, così loro potessero avere grazia di morire tutti in me, come in un solo fiato, col mio fiato, e subito beatificarli con la mia divinità. Quindi vediamo, ecco qui c'è la riprova, quello che ha provato Gesù nell'orto, anche il suo padre, se possibile togli da me questo calice, proprio in questo caso si ferisce proprio alla sua umanità, nella divina volontà provava tedio, tristezze, angoscia, sudore sangue, paura, e quindi in questo caso lui proprio la vive anche come ripugnanza della passione che gli sta per arrivare, e lui ne ha ripugnanza, ne ha angoscia, proprio per riparare e per ottenere la grazia dell'agonia santa per i moribondi. E quindi vediamo che questa sfaccettatura del non mea voluntas sed tua fiat qui si fa vedere in tutto l'aspetto proprio angoscioso, umano, del tipico dell'agonia dell'uomo prima della morte. E nel volume 13, il 19 novembre del 21, volume 13, 19 novembre del 21, Luisa scrive: stavo facendo compagnia al mio Gesù agonizzante nell'orto di Getsemani e per quanto mi era possibile lo compativo, lo stringevo forte al mio cuore, cercando di tergergli i sudori mortali. E il mio dolente Gesù, con voce fioca e spirante, mi ha detto: figlia mia, dura e penosa fu la mia agonia nell'orto, forse più penosa di quella della croce, perché se questa fu con compimento e trionfo su tutti, qui nell'orto fu principio e i mali si sentono più prima che quando sono finiti. Ma in questa agonia la pena più straziante fu quando mi si fecero innanzi uno per uno tutti i peccati. La mia umanità comprese tutta l'enormità e ogni delitto portava l'impronta morte a un Dio, armato di spada per uccidermi. Innanzi alla divinità la colpa mi compariva così orrida e più orribile della stessa morte. Nel capire solo che significa peccato, io mi sentivo morire e morivo davvero. Gridai al Padre e fu inesorabile. Non ci fu uno almeno che mi desse un aiuto per non farmi morire. Gridai a tutte le creature che avessero pietà di me, ma invano, sicché la mia umanità languiva e stavo per ricevere l'ultimo colpo della morte. Ma sai tu chi impedì l'esecuzione e sostenne la mia umanità a non morire? La prima fu la mia inseparabile mamma. Lei, nel sentirmi chiedere aiuto, volò al mio fianco e mi sostenne, ed io appoggiai il mio braccio destro su di lei. La guardai quasi morente e trovai in essa l'immensità della mia volontà integra, senza mai essere stata rottura tra la volontà mia e la sua. La mia volontà è vita. E siccome la volontà del Padre era irremovibile e la morte
mi veniva dalle creature, un'altra creatura che racchiudeva la vita della mia volontà mi dava la vita. Ed ecco la mamma mia, che nel portento della mia volontà mi concepì e mi fece nascere nel tempo. Ora mi dà una seconda volta la vita per farmi compiere l'opera della redenzione. Poi guardai a sinistra e trovai la piccola figlia del mio volere. Trovai te come prima, col seguito delle altre figlie della mia volontà. E così come volli con, e così come volli con me la mia mamma come primo anello della misericordia, per il quale dovevamo aprire le porte a tutte le creature e perciò volli poggiare la destra, volli te come primo anello di giustizia per impedire che questa si sgravasse su tutte le creature come meritano. Perciò volli poggiare la sinistra affinché la sostenessi insieme con me. Onde, con questi due poggi, io mi sentii ridare la vita e, come se nulla avessi sofferto, con passo fermo andai incontro ai nemici. E in tutte le pene che soffrii nella mia passione, molte di esse capaci di darmi la morte, questi due poggi non mi lasciavano mai. E quando mi vedevano pressoché a morire, con la mia volontà che contenevano, mi sostenevano e mi davano come tanti sorsi di vita. Oh, i prodigi del mio volere, chi mai può numerarli e calcolarne il valore? Perciò amo tanto chi vive nel mio volere, riconosco in lui il mio ritratto, i nobili miei lineamenti, sento il mio stesso alito, la mia voce, e se non lo amassi defrauderei me stesso, sarei come un padre senza generazione, senza il nobile corteggio della sua morte e senza la sua morte. Grazie. Sarei come un padre senza generazione, senza il nobile corteggio della sua corte e senza la corona dei suoi figli. E se non avessi la generazione, la corte, la corona, come potrei chiamarmi re? Sicché il mio regno viene formato da quelli che vivono nella mia volontà. Da questo regno scelgo la madre, la regina, i figli, i ministri, l'esercito, il popolo. Io sono tutto per loro e loro sono tutto per me. Quindi dice che la mamma era come il primo anello della misericordia, quindi il poggio della misericordia per compiere la redenzione. E invece a te ti volli come primo anello di giustizia per impedire che si sgravasse su tutte le creature come si meritano. Quindi sono di fatto due facce della stessa medaglia, sia la giustizia, perché di giustizia la volontà vuole regnare, quindi il compito di Luisa è un compito di giustizia, perché per diritto, per giustizia la divina volontà vuole regnare, ma allo stesso tempo lei si fa parafulmine della giustizia divina per evitare che si sgravasse su tutte le creature come meritano. Quindi il poggio della misericordia alla mamma, il poggio di giustizia a Luisa. Volume 14, il 20 luglio del 22. La mia volontà eterna impose alla mia umanità che accettasse tante morti per quante creature dovevano avere vita alla luce del giorno. E la mia umanità accettò con amore queste morti, tanto che il volere eterno fece tanti segni nella mia umanità per quante morti doveva subire. Il 28 luglio, sempre il 22, vedi figlia mia, io subii doppie morti per ciascuna creatura, una d'amore e l'altra di pena. Ecco. Perché nel crearla, la creai un complesso tutto d'amore, per cui non doveva uscire da essa altro che amore, tanto che il mio e il suo dovevano stare in continue correnti. Ma l'uomo non solo non mi amò, ma in grado mi offese.
e io dovevo rifare il mio divino padre di questa mancanza d'amore e dovette accettare una morte d'amore per ciascuno ed un'altra di dolore per le offese. Ma mentre ciò diceva, vedevo il mio dolce Gesù tutta una fiamma che lo consumava e gli dava morte per ciascuna, anzi volevo che ogni pensiero, parola, moto, opera, passo, eccetera, erano tante fiamme che consumavano Gesù e lo vivificavano. Quando Gesù ha soggiunto: non vorresti tu la mia somiglianza? Non vorresti tu accettare le morti d'amore come accettasti le morti di dolore? E qui c'è la ripugnanza, di nuovo. E Dio, mio Gesù, io non so che mi sia successo. Sento ancora gran ripugnanza per aver accettato quelle di dolore. Come potrei accettare quelle d'amore, che mi sembrano più dure? Io tremo solo a pensarlo. La mia povera natura si annienta di più, si disfa. Aiutami, dammi la forza, che mi sento che non posso tirare più avanti. E Gesù, tutto bontà, è deciso, ha soggiunto. Povera figlia mia, coraggio, non temere, né volerti turbare per la ripugnanza che senti. Anzi, per assicurarti, ti dico che anche questa è una mia somiglianza. Bene. Devi sapere che anche la mia umanità, per quanto santa, desiderosa al sommo del patire, sentiva questa ripugnanza. Ma non era mia, erano tutte le ripugnanze che le creature sentivano nel fare il bene, nell'accettare le pene che meritavano. E dovevo subire questa pena che mi torturavano un poco per dare a loro l'inclinazione al bene e rendere loro più dolci le pene. Tanto che nell'orto gridai al padre: se è possibile, passi da me questo calice. Ecco la interpretazione. Credi tu che fui io? Ah no, ti inganni. Io amavo il patire fino alla follia. Amavo la morte per dar vita ai miei figli. Era il grido di tutta quanta l'umana famiglia che echeggiava nella mia umanità. Ed io, gridando insieme con loro, per dare loro forza, ripetei per ben 3 volte... se è possibile, passi da me questo calice. Io parlavo a nome di tutti, come se fossero cosa mia, ma mi sentivo schiacciare, sicché la ripugnanza che senti, Luisa, non è tua, è l'eco della mia. Se fosse tua, mi sarei ritirato. Perciò, figlia mia, volendo generare da me un'altra mia immagine, voglio che accetti, e io stesso voglio segnare nella tua volontà allargata e consumata nella mia queste mie morti d'amore. Io stesso voglio segnare nella tua volontà allargata e consumata nella mia queste mie morti d'amore. C'è da aggiungere qualcosa? No, tranne che appunto questo che abbiamo detto adesso è proprio la... diciamo è la verità che avevamo accennato prima, del fatto che la ripugnanza di Luisa è uno stato espiatorio ed è anche la stessa ripugnanza di Gesù che l'ha sentita, e quindi è una delle varie sfaccettature del suo non mea voluntas sed tua fiat. Ecco, in questo caso Luisa prima aveva accettato le pene dell'amore, no? La passione delle pene, del peccato. Quindi Gesù doveva pagare il fio per ogni peccato mai commesso e che sarebbe mai stato commesso, risanare la giustizia. E poi dice: c'è anche la passione dell'amore, che in realtà è la prima ora di agonia, dove Gesù deve con la passione dell'amore eterno riempire ogni vuoto d'amore della creatura. Cioè e quindi chiede a Luisa, dice: come ho subito la passione del peccato, anche la passione dell'amore, che in realtà è più atroce, perché dice Gesù: con la passione dell'amore
siccome la prima cosa, prima di ancora di peccare, sparisce l'amore, una volta che non c'è più amore entra il peccato. Quindi con la passione dell'amore nel divino, nel volume 11 dice: ho dovuto soddisfare la mancanza di amore. Con la passione del peccato ho dovuto soddisfare alla giustizia del Padre. Con la passione dei giudei ho dovuto ridare all'uomo la sua forza che aveva perso. E quindi tutte queste tre pene si danno le mani e sono una per l'altra, diciamo, sono tutte importanti, con cui divide le tre ore di agonia nell'orto. E chi avrebbe mai capito, chi ci avrebbe mai pensato cosa stava facendo Gesù in quelle tre ore di agonia, se non lui non ce l'avesse rivelato con questa minuzia. E quindi in questo caso Luisa era stata resa familiare con la passione delle pene, che si sentiva spezzare l'osso del collo per pagare ogni peccato di creatura, e adesso, e dice Gesù, adesso vuoi far parte anche delle passioni dell'amore, che era ancora più atroce, perché l'amore non corrisposto, l'amore che soffre per la mancanza di amore è ancora più atroce della passione del peccato, non per questo viene messa come prima ora. E quindi Luisa sentiva quella ripugnanza e Gesù dice: no, guarda, quella era anche la mia di ripugnanza. Per cui per tre volte Gesù ha detto: passi da me questo calice, Padre, ma non la mia volontà, ma la tua fatta, per ogni passione dell'amore, del peccato e dei giudei. Quindi vale la ripugnanza, diciamo, fisica, corporale alla tortura, quella di voler salvare le anime e quella di voler che la sua divina volontà regnasse in ogni creatura. Quindi ci sono tutte queste sfaccettature nella ripugnanza di Gesù nell'agonia dell'orto, come abbiamo detto prima. Volevo solo appunto riassumere e conglobare tutto. Grazie, sì. Continua il discorso, sempre volume 14, il 2 agosto del 22. Bellissimo. Trovandomi nel solito mio stato, mi vedevo tutta confusa e come separata dal mio dolce Gesù, tanto che nel venire gli ho detto: amore mio, come sono cambiate le cose per me. Prima mi sentivo tanto immedesimata con te che non avvertivo nessuna divisione tra me e te. Nelle stesse pene che soffrivo, tu eri con me. Ora tutto al contrario. Se soffro, mi sento divisa da te. E se ti vedo innanzi a me o dentro di me, è con l'aspetto di un giudice che mi condanna alla pena, alla morte, e non più prendi parte alle pene che tu stesso mi dai. Eppure mi dici: elevati sempre più. Invece io discendo. E Gesù, spezzando il mio dire, mi ha detto: figlia mia, quanto ti inganni. Questo avviene perché tu hai accettato e io ho segnato le pene e le morti che io subii per ciascuna creatura. Anche la mia umanità si trovava in queste dolorose condizioni. Essa era inseparabile dalla mia divinità. Eppure, essendo la mia divinità intangibile nelle pene, né capace di poter soffrire ombra di pena, la mia umanità si trovava sola nel patire, e la mia divinità era solo spettatrice delle pene e morti che io subivo. Anzi, mi era giudice inesorabile, che voleva il fio di ogni pena di ciascuna creatura. Oh, come tremava la mia umanità! Restavo schiacciato innanzi a quella luce e maestà suprema nel vedermi coperto delle colpe di tutti e delle pene e morti che ciascuno meritava. Fu la pena più grande della mia vita, che mentre ero una sola cosa con la divinità e inseparabile, nelle pene rimanevo solo e come appartato. Ecco, questo ce lo dovremmo scrivere proprio in fronte, cioè nel cuore. Qual è la pena più grande della vita di Gesù? È proprio la privazione del Padre. Lui era uno con la divinità, lui era con Dio, era verbo di Dio, eppure nelle pene doveva soffrire solo nella sua umanità e quindi si sentiva appartato, restava solo.
e quindi separato dalla sua divinità, non soltanto separato dalla sua divinità, ma si sentiva giudicato dalla sua divinità, si sentiva nauseante, rivoltante agli occhi della sua divinità, che si trasformava in giudice implacabile. Questa è la pena più grande di nostro Signore Gesù Cristo, dal momento del suo concepimento fino al momento della sua, diciamo, della sua passione, e questo lo continua a provare adesso anche nella Santissima Eucaristia. Onde, se ti ho chiamata alla mia somiglianza, che meraviglia è che mentre mi senti in te mi veda spettatore delle tue pene, che io stesso ti affliggo, e ti senta come separata da me? Eppure la tua pena non è altro che l'ombra della mia, e come la mia umanità non restò mai separata dalla divinità, così ti assicuro che tu mai resti separata da me. Sono gli effetti che provi, ma allora più che mai formo una sola cosa con te, perciò coraggio, fedeltà e non temere. Sempre volume 14, il 3 ottobre del 22. La mia stessa vita nascosta, le mie pene interne e tutto ciò che feci ebbero sempre almeno una, due spettatori, e questo con ragione, per necessità e per ottenere lo scopo delle stesse mie pene. Quindi il primo aspetto fu il mio celeste, il primo spettatore fu il mio celeste padre, al quale nulla poteva sfuggire, essendo lui stesso colui che mi infliggeva le pene. Era attore e spettatore. Se mio padre non avesse visto e non avesse saputo nulla, come avrei potuto soddisfarlo, dargli la gloria, piegarlo alla vista delle mie pene a misericordia per il genere umano? Ecco, lo scopo sarebbe andato fallito. In secondo luogo, di tutte le mie pene della mia vita nascosta fu spettatrice la mia mamma, ed era necessario. Se io ero venuto dal cielo in terra per patire, non per me ma per il bene altrui, dovevo avere almeno una creatura su cui dovevo poggiare quel bene che contenevano le mie pene, e quindi muovere la mia cara mamma a ringraziarmi, a lodarmi, ad amarmi, a benedirmi e farle ammirare l'eccesso della mia bontà. Tanto che lei, presa, rapita, commossa alla vista delle mie pene, mi pregava che, in vista del gran bene che le portavano le mie pene, non la facessi esente di immedesimarla con le mie stesse pene per soffrirle, per darmi ricambio ed essere mia perfetta imitatrice. Se la mia mamma nulla avesse visto, non avrei avuto la mia prima imitatrice, nessun grazie, nessuna lode. Le mie pene, il bene che contenevano, sarebbero rimasti senza effetto, perché non conoscendoli nessuno, non avrei potuto fare il primo appoggio. Sicché lo scopo del gran bene che doveva ricevere la creatura sarebbe andato perduto. Vedi quanto era necessario che almeno una sola fosse a giorno delle mie pene. Ecco, e di conseguenza poi Gesù, continuando in questo passo, spiega a Luisa, dice: vedi, così come io ebbi per le pene necessariamente come testimone una creatura e il padre, perché altrimenti come si doveva compiere l'espiazione, come si doveva compiere la riparazione nei confronti dell'umanità e del padre suo? I testimoni, gli unici che sapevano, che capivano cosa stava passando Gesù dal momento del suo concepimento fino alla sua morte, erano Maria Santissima, in nome di tutta l'umanità, e il Padre, proprio per ottenere la redenzione.
Lo stesso Luisa, nelle sue pene, lei ha due testimoni. Gesù, che fa le veci del Padre, e quindi per poter ottenere il regno della divina volontà, e chi? Il confessore. Quindi uno dei ruoli del confessore è proprio che sia il testimone, il depositario, la guardia reale, il longino della situazione, che deve offrire la vittima e deve essere testimone delle sofferenze della vittima. Sacerdote, offrire la vittima, offrire il sacrificio. E quindi questa è all'interno della Chiesa. Quindi questo è uno dei ruoli del confessore, quello di essere appunto il testimone a nome e per conto della Chiesa delle pene di Luisa. E quindi questo è il ruolo del confessore, non di direttore, perché Gesù aveva un solo direttore, che è Luisa, era Gesù, ma quello di depositario, di testimone. E quindi Gesù ebbe due testimoni, Maria e il Padre, Luisa ebbe due testimoni, il confessore e Gesù. Gesù ci insegna, volume 9, 4 luglio del 1910. Stavo pensando all'agonia di nostro Signore. E il Signore mi disse: figlia mia, volli soffrire in modo speciale l'agonia dell'orto per dare aiuto a tutti i moribondi a ben morire. Vedi bene come si combina la mia agonia con l'agonia dei cristiani. Tedi, tristezze, angosce, sudore di sangue. Sentivo la morte di tutti e di ciascuno, come se realmente morissi per ciascuno in particolare. Quindi sentivo in me i tedi, le tristezze, le angosce di ciascuno, e con le mie prestavo a tutti aiuto, conforto, speranza, per fare che come io sentivo le loro morti in me, così loro potessero avere grazia di morire tutti in me, come in un solo fiato col mio fiato, e subito beatificarli con la mia divinità. Come leggiamo, è la differenza, no, tra l'agonia nell'orto e l'agonia sulla croce. L'agonia nell'orto, con le tre fasi, no? L'agonia dell'amore, l'agonia del dolore, del peccato e l'agonia per mano dei giudei. In questo, come abbiamo detto l'altra volta, troviamo tutte le fasi dell'agonia. Quindi quando Gesù dice per tre volte, ripeto quello che abbiamo detto domenica, non mea volunta, tolga da me questo calice, ma non mea volunta sed tua fiat, Gesù ha vissuto questa riluttanza e poi questo abbandono al Padre. Se puoi non si faccia questo calice, cioè, sia fatta la tua volontà. L'ha vissuto in tutti i modi, quindi anche negli scritti ci sono dei passi che si riferiscono più alla sua riluttanza, diciamo quasi fisica. Quando Luisa sentiva riluttanze diceva: ma come, adesso ho sofferto le pene del dolore, l'agonia del dolore, del peccato, e tu mi vuoi dare pure quella dell'amore che sembra ancora più grande. E sentivo una riluttanza, e Gesù diceva, cioè, questa riluttanza è uno stato espiatorio, e quindi e tu senti non la tua riluttanza ma la riluttanza delle creature, fare la mia volontà, la riluttanza delle creature che non accettano le pene che Dio manda, e quindi la riluttanza l'ha sentita pure Gesù. A livello invece, sempre allo stesso momento, quindi lui però non soltanto ha sentito questa riluttanza nei confronti delle pene che ci aveva e che gli dovevano arrivare, però alla divina, nella sua divina volontà operante nella sua umanità, lui sentì anche la riluttanza delle anime, e quindi di voler la riluttanza delle anime che non vogliono fare la divina volontà. Quindi sentiva in sé questa pena divina perché doveva riparare per le anime che non vogliono fare la volontà di Dio, e poi anche per le anime che si perdono. Quindi quindi è vero anche quest'altro significato, perché lui li ha vissuti tutti dentro di sé, tutto questo raggio di significati nella sua umanità e nella sua divinità. È vero anche il significato, che vuol dire
sia, rimuovi da me questo calice, che le anime si perdono, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta, perché Gesù era disposto a soffrire tutto, tutto, perché voleva salvare tutti, 100%, eppure non l'ha potuto fare. Eppure Luisa prova questo stato quando lei vuole sempre interporsi e eliminare i flagelli, e Gesù negozia quasi con lei e dice: guarda, non farò 10, farò 5, ma se io pure mi sono dovuto rassegnare al Padre, anche tu ti devi rassegnare. Quindi tutta questa raggio di significati, dalla riluttanza quasi fisica alla riluttanza morale emotiva, a quella la perdita delle anime, sono tutti veri, non è che un significato cancella l'altro, sono tanti livelli, perché Gesù soffriva a diversi livelli, soffriva a livello fisico, a livello morale, a livello emotivo e a livello divino. Questa ultima parte, la sua passione divina, è quella che è più difficile per noi da comprendere. Quindi magari il primo significato immediato era quello: ah, Gesù aveva paura della crocifissione, allora ha detto no, si tolga da me questo calice, però mi rassegno, eccetera, eccetera. Questo è anche vero, sì, però questa è soltanto la scorza, perché poi a livello divino lui diceva: si tolga da me questo calice, che le anime si perdano, che qualcuno non si redima, ma Padre mio, mi rassegno alla tua volontà. Ora, quindi, questa agonia nelle tre ore, adesso stiamo, diciamo, contemplando la terza, ma in realtà questo passo si riferisce a tutte e tre le ore, dice: l'agonia nell'orto è un'agonia angosciosa, di sudore di sangue, di tormento atroce, è la pena maggiore. Invece vedremo poi nel paragrafo successivo, l'agonia sulla croce fu un'agonia di pace suprema, di abbandono supremo. E quindi, mentre con l'agonia nell'orto lui vuol dare forza agli agonizzanti, a noi, quando agonizziamo e lottiamo tra la nostra volontà e la volontà di Dio, e i moribondi che pure sentono l'angoscia di doversi staccare da tutto quello che è terra, e sentono le tristezza, l'angoscia, il tedio, che sono pene atroci, con questo lui vuole rifare, dare forza a questo tipo di agonia. Mentre con l'agonia nella croce lui dice: io mi do riparo e do forza alle anime quando si trovano proprio nell'ultimo momento, e in quel momento c'è pace, quasi una pace che scende, prima si è già distaccata. Quindi l'agonia sulla croce ha un'altra funzione rispetto all'agonia nell'orto, che è quella caratterizzata da tristezze, angosce e tormenti. Del volume 13, il 19 novembre del 21, Luisa scrive: stavo facendo compagnia al mio Gesù agonizzante nell'orto di Getsemani, e per quanto mi era possibile lo compativo, lo stringevo forte al mio cuore, cercando di tergergli i sudori mortali. E il mio dolente Gesù, con voce fioca e spirante, mi ha detto: figlia mia, dura e penosa fu la mia agonia nell'orto, forse più penosa di quella della croce. Perché se questa fu compimento e trionfo su tutti, qui nell'orto fu principio, e i mali si sentono più prima che quando sono finiti. Ma in questa agonia la pena più straziante fu quando mi si fecero innanzi uno per uno tutti i peccati. La mia umanità comprese tutta l'enormità, e ogni delitto portava l'impronta morte a un Dio armato di spada per uccidermi. Innanzi alla divinità la colpa mi compariva così orrida e più orribile della stessa morte. Nel capire solo che significa peccato, io mi sentivo morire, e morivo davvero. Gridai al Padre e fu inesorabile. Non ci fu uno, almeno, che mi desse un aiuto per non farmi morire. Gridai a tutte le creature che avessero pietà di me, ma invano.
sicché la mia umanità languiva e stavo per ricevere l'ultimo colpo della morte. Ma sai tu chi impedì l'esecuzione e sostenne la mia umanità a non morire? La prima fu la mia inseparabile mamma. Lei, nel sentirmi chiedere aiuto, volò al mio fianco e mi sostenne. E io appoggiai il mio braccio destro su di lei, la guardai quasi morente e trovai in essa l'immensità della mia volontà integra, senza mai essere stata rottura tra la volontà mia e la sua. La mia volontà è vita. E siccome la volontà del Padre era irremovibile e la morte mi veniva dalle creature, un'altra creatura che racchiudeva la vita della mia volontà mi dava la vita. Ed ecco la mamma mia, che nel portento della mia volontà mi concepì e mi fece nascere nel tempo. Ora mi dà una seconda volta la vita per farmi compiere l'opera della redenzione. Poi guardai a sinistra e trovai la piccola figlia del mio volere, Luisa. Trovai te come prima, col seguito delle altre figlie della mia volontà. E così come volli con me la mia mamma, come primo anello della misericordia, per il quale dovevamo aprire le porte a tutte le creature, e perciò volli poggiare la destra, volli te come primo anello di giustizia, per impedire che questa si sgravasse su tutte le creature come meritano. Perciò volli poggiare la sinistra, affinché la sostenessi insieme con me. Onde con questi due appoggi io mi sentii ridare la vita, e come se nulla avessi sofferto, con passo fermo andai incontro ai nemici. E in tutte le pene che soffrii nella mia passione, molte di esse capaci di darmi la morte, questi due appoggi non mi lasciavano mai. E quando mi vedevano pressoché a morire, con la mia volontà che contenevano, mi sostenevano e mi davano come tanti sorsi di vita. Oh, i prodigi del mio volere, chi mai può numerarli e calcolarne il valore? Perciò amo tanto chi vive nel mio volere, riconosco in lui il mio ritratto, i nobili miei lineamenti, sento il mio stesso alito, la mia voce, e se non lo amassi, defrauderei me stesso. Sarei come un padre senza generazione, senza il nobile corteggio della sua corte e senza la corona dei suoi figli. E se non avessi la generazione, la corte, la corona, come potrei chiamarmi re? Sicché il mio regno viene formato da quelli che vivono nella mia volontà. Da questo regno scelgo la madre, la regina, i figli, i ministri, l'esercito, il popolo. Io sono tutto per loro e loro sono tutto per me. Essere poggi, che significa? Cioè, di una volontà di Dio, togliere in qualche maniera... Alza la voce. Togliere in qualche maniera le sofferenze di Gesù. Accettandole quando ci sono le sofferenze. Riconoscere nelle sofferenze che sono le sue e non le nostre. Certo. E lui che si poggia su di noi. Si poggia su noi, si e riacquista vita. Riacquista la vita, morte e vita. Perché ogni morte... Amore e vita, cioè Gesù. Amore è un'espiazione che ha fatto Gesù per i nostri peccati, per i miei peccati. Ha dovuto dare al Padre quell'amore, riempire quel po' di amore che letteralmente non abbiamo dato, vivendo nella volontà di Dio. Per essere poggi come Luisa e Maria Santissima, no? Come dice Gesù qua, a Gesù poggi. Appoggi. Ti appoggio. E praticamente noi togliamo le pene a Gesù accettandole come sue e facendole nostre in qualche maniera. Eh sì, cioè vivendo nella divina volontà. Perché se noi stiamo nella divina volontà, noi automaticamente i due poggi di misericordia e di giustizia di Nostra Madre Santissima e di Luisa prendono il loro atto primo, il loro posto regio nei nostri atti,
e quindi sia la Madre Santissima che Luisa sono il primo anello di congiunzione insieme a Gesù, Maria Santissima, il secondo anello di congiunzione Luisa tra Gesù e tutto il resto dell'umanità. E quindi nel momento in cui noi ci identifichiamo in Gesù, ci identifichiamo anche in tutti gli atti fatti nella Divina Volontà, e quindi gli atti nostri, che facciamo le ore della passione, che soffriamo, anche noi entriamo a far parte di questo atto divino che è il poggio di misericordia, quindi per impetrare misericordia per gli altri, e il poggio di giustizia, quindi per dare a Dio, per riparare al diritto divino che è stato fracassato dal peccato. E quindi una riparazione come giustizia, come misericordia. E questo avviene inevitabilmente se riconosciamo in qualsiasi pena, che non è cosa nostra, ma è pena di Gesù, quando per esempio nelle riflessioni pratiche, come possiamo essere l'angelo consolatore di Gesù? Possiamo essere l'angelo consolatore se riconosciamo tutte le pene dentro e fuori di noi come le prendiamo dalle mani di Gesù, perché se le prendiamo dalle mani di Gesù, lui ci mette il suo amore, i suoi baci, le sue virtù divine e tutte le bellezze dell'amore divino. Se le prendiamo invece come cose umane, restano nostre, e quindi non possiamo al limite fare una riparazione umana, ma non sarà una pena universale, onnipotente, redimente, divina come quella di Gesù. Quindi fondendo le nostre sofferenze in quelle di Gesù, le fondiamo anche in quelle di Maria Santissima e di Luisa, perché sono pene che hanno la stessa natura divina, sono sofferte nella Divina Volontà, e quindi anche noi possiamo fare da angelo consolatore. La cosa principale è appunto riconoscere le nostre cose come provenienti da Dio. Se io ricevo un'offesa, uno sgarbo, e dico: ma vedi quella persona, Signore Gesù, che mi ha voluto fare questo sgarbo. Se invece dico: Gesù, è la pena tua, io non ho ricevuto nessuno sgarbo, sei tu che mi hai voluto fare, alla persona che mi ha dato lo sgarbo, io dico: ma vedi un po', si è resa strumento di Gesù per... ne devo essere grata, che mi ha dato l'opportunità di partecipare alla pena di Gesù. Quindi quella pena la prendo dalle mani di Gesù e posso essere l'angelo consolatore di Gesù, e quindi con questa pena impetrare la misericordia per me, anche per la persona che offende, e per tutti, ed impetrare la giustizia, cioè soffrendo quella pena i diritti divini vengono riequiparati, e quindi nella Divina Volontà noi veniamo a partecipare sia all'ufficio di Maria Santissima sia all'ufficio di Luisa insieme all'ufficio di Gesù, riconoscendo e prendendo ogni pena dalle mani di Gesù come pena sua e non come pena nostra. E spezziamo pure tutte le catene, quindi riconoscendo in tutto Gesù, e noi dicendo sempre fiat subito, che sono pene sue, che se le prendiamo dalle mani divine, e queste sono pene divine nella misura in cui noi ci crediamo. Se io le prendo come cose umane che mi vengono o dal demonio oppure da qualcuno o da me stessa, allora non servono a niente, prendono la natura della mia credenza. Se io le credo cose naturali, allora sono cose naturali. Se io invece le prendo dalle mani di Dio e quindi riconosco in esse la Divina Volontà si può mettere in moto, si può dispiegare, perché io la riconosco come tale, e quindi può produrre in me e in tutti gli effetti della sofferenza divina. E quindi quel riconoscere è fondamentale, sta alla base di tutto. In ogni atto nella Divina Volontà la prima cosa è riconoscere il dominio divino anche nelle cose create, riconoscere la Divina Volontà che sta nascosta in quella pena, sta nascosta nel fiore, sta nascosto in qualsiasi cosa, nella preghiera eccetera, riconoscere e poi ricevere, quindi farla nostra, ricambiare. Le 4 R, no? C'è questo mio amico Danilo, americano, che è fissato per le 4 R: riconoscere, ricevere, ricambiare e fermarsi? No, ripetere. E quindi ricambiare, ce ne stanno migliaia detto, di dopo ricambiare, che cosa hai detto? Ripetere, perché è una cosa continua.
Ovviamente nel ricambiare c'è anche il ringraziare, ma insomma poi diventano troppe sterre, però in ogni cosa riconosciamo la mano divina, la riceviamo dentro di noi, quindi prendiamo possesso dell'atto divino, lo ridiamo a Dio come nostro e ripetiamo quest'atto. Questo è un po' il compito dell'anima che vuole vivere nella divina volontà. Riconoscere quella pena come pena di Gesù, riceverla e quindi come mia, ridonarla a Gesù come fosse mia e quindi con un merito divino, quindi con una potenza di riparatoria infinita, perché è una pena divina che io faccio mia e la offro a Dio e Lui la prende come fosse mia. Quindi riconoscere, ricevere, ricambiare e ripetere, perché l'anima che vive nella divina volontà non si ferma mai. Questo scambio di ricevere il tutto nel nulla e ridarlo al tutto come fosse nostro è proprio la rotellina che gira, e quindi è una cosa che si ripete all'infinito. Allora dobbiamo smettere di pensare il demonio ha fatto questo, esatto, ma questo è da quel tempo che abbiamo detto questo, non prendiamo niente, esatto, dalle mani di Dio. È vero, sì, cioè, sì, sì, non dobbiamo pensare che questa cosa, perché se io ad una cosa attribuisco un'origine, quella non vedo Dio, e lo riprendo. Come dice Gesù, la volontà, se io ti do un pezzo di torta e ti dico speriamo che ti fa male, anziché farti un da fuori sembra una cosa bella, però io con la mia volontà ho compiuto un peccato, ti voglio uccidere. Se io invece ti do un pezzo di torta e dico volontà divina che regni in tutti questi in questo pezzo di torta, che possa nutrire in te la vita divina, la volontà ti vuole dare vita divina e vita divina ti dà. Quello che la volontà interpreta, vuole e fa, quello è. E quindi io con ricevere questa pena la posso ricevere come cosa umana e resta cosa umana. Per questo Gesù dice somma attenzione, perché quello che la volontà prende, quello diventa. E quindi se io la prendo come pena divina, come dice Gesù, le tue pene non le lasciare, non te le tenere per te nel volume 12, ma gettale sulla croce, che si condividano e siano le stesse pene, siano della stessa natura divina. Se io invece le prendo come vedi il demonio mi ha fatto questo, vedi il mio vicino mi ha fatto questo, eccetera, allora questa cosa è terrena, al limite posso fare una riparazione umana così, ma non si può estendere a tutti, perché non hanno il raggio, l'onnipotenza, l'onniveggenza, l'eternità e la immensità dell'atto divino, della pena divina. Quindi è importante, alla base di ogni cosa c'è il riconoscere il dominio divino, la presenza divina, la volontà divina in ogni cosa che succede dentro e fuori di noi. Come Gesù dice, ti devi convincere, Luisa, che tutto quello che c'è dentro e fuori di te sono io. E basta. Esatto. Quindi tutte le offese che riceviamo le dobbiamo ritenere come... scusami, io sono nuova. Come tutte offese che... Io pure sono nuova, siamo in due. E quindi ti dico, le offese che prendo io da persone, io le devo ritenere come offese che Gesù ha preso lui e riportarle. Dice mi dispiace Gesù, come così tu non, praticamente non la prendi per te, non pensi a te stessa, dice mi dispiace Gesù che brutta offesa che hai ricevuto, mi dispiace, dice grazie che me l'hai voluta, mi ha voluto farla ricevere, condividere con te, perché capisco quanto hai sofferto, capisco quanto soffri, e quindi tu pensi a chi te l'ha data, ma pensi al frutto. Come Gesù dice, il modo di soffrire al modo divino non è guardare alla pena, cioè se la pena costituisce una parolaccia, un calcio, un'offesa o un furto, non guardare in che cosa consiste la pena, se è il dolore di denti, se è un'offesa, se è una stanchezza, se è una malattia, non guardare alla pena, non guardare a chi, da chi umanamente viene, se è Anna, se è Caifa, se è mio marito, se è mio figlio, se è la vicina di casa, ma guardare al frutto che deve portare. Allora dice, questo è il modo cui ho sofferto le mie pene, dice Gesù, in modo non soltanto con coraggio, ma con intrepidezza divina. Questo sta nei primi volumi, dice, come il modo di soffrire di Gesù. Allora, se noi partecipiamo
alle sue, per esempio anche le ore della passione, se le facciamo in questo modo, ebbene si ripete la passione di Gesù in noi e può portare frutti divini, perché lui la sua passione l'ha sofferta divinamente. Se invece mi metto a spiegolare, ah, questa me l'ha fatta questa me l'ha fatta quest'altra, allora resta a livello umano, non le prendiamo dalle mani di Dio, e quindi Dio non ci può mettere il frutto divino, come dice Gesù, non ci può mettere i suoi baci, le sue carezze e tutti i beni delle virtù divine, ma restano cose umane. E quindi io ovviamente questo non è che lo sto dicendo per esperienza, me lo sto dicendo a me, perché è una cosa che è importante che devo fare, quindi ringrazio per questa lettura, ci ha dato l'opportunità, e ringrazio Rossana che ha praticamente creato l'opportunità per noi per riflettere questa cosa, che adesso che lo ripeto ha più senso per me, e quindi dico, ma vedi un po' quante me ne faccio sfuggire, che io invece a guardare il frutto delle pene penso alla pena in sé o penso a chi me l'ha fatta, e quindi rovino tutto, lo riduco all'inutilità. E quindi siccome anche le pene sono creazione spirituale, non dobbiamo ridurre ogni atto di creazione, non lo dobbiamo ridurre all'inutilità, come dice San Paolo. Povera creazione, è stata ridotta all'inutilità e soffre di doglie di parto. Anche la pena architettata divinamente da Dio, se io non la prendo come divina, se non la prendo da Lui, non può parte di doglia di pazzo, offre doppia pena, povera pena, perché la produrre in me e agli altri il frutto che contiene, e la riduco all'inutilità perché io la prendo come cosa umana e quindi come cosa sterile che non ha fecondità divina. E soprattutto non vediamo Dio in tutte le cose, perché niente si muove se non Dio non vuole. Esatto, quindi anche non soltanto le offese, ma qualsiasi cosa, perché è sempre no, bene. Qualsiasi cosa, che sia il mal di denti, che no, sia anche sentire, anche se non a noi personalmente, se io cammino per la strada e sento una bestemmia, una qualsiasi certo. cosa, mi dà il momento di riparare, certo. E quindi devo prendere sempre tutto come volontà di Dio, certo. Che in quel momento è come di Maria il campanellino che esatto. ci chiama, voglio vedere come di rapporto. Come Luisa dice, mi pare il volume 17, dice a proposito del fondersi nella divina volontà, ogni cosa che sente, ogni cosa che succede, anche un'offesa a Dio che io sento, una bestemmia per la strada, oppure un pettegolezzo che uno fa alla mia presenza, io prendo come occasione di fondermi nella divina volontà, e quindi come offrire una riparazione. Non guardo alla cosa in sé, non guardo a chi terrestrialmente la fa, come Gesù dice, guardare, pensare e giudicare sono la stessa cosa. Se io guardo, penso e giudico, se inizio a guardare a chi la fa o che cosa ha detto, non ci vuole niente, il cervello già si inizia a ragionare, dice no, questa persona ha fatto questo, dal guardare al giudicare c'è il nanosecondo. E quindi dice Gesù, non guardare, non pensare, non giudicare è la cosa migliore, quindi prendere tutto come opportunità per riparare, per ringraziare. Questa è la meraviglia proprio che l'anima ha finito di vivere in terra, prende tutto da Dio, quindi è già morta, e quindi pensa a tutto come in funzione alla lode che dà Dio, alla riparazione e al bene che deve impetrare per le creature, per sé e per tutti. Guerre, lotte, non ci sarebbe soprattutto per la gloria cosa. Di Dio, ecco, non ci sarebbe per la gloria di Dio, perché se vediamo che Dio ha permesso anche quando si dice altri, ma ha fatto no, Dio ha permesso che quella persona facesse quella cosa proprio per questo motivo, per darci modo di riparare, per darmi l'opportunità di riparare, e se io riparo il primo bene lo riceve proprio quella persona. E riparare, Marina, è anche uno spezzare una catena di male. E come no? Come no? Certo. Perché togli dice Gesù, come nelle riflessioni pratiche, però lo troviamo anche negli scritti, ogni atto di Gesù è triplice. La prima è dire gloria a Dio. La prima intenzione è gloria a Dio, ti glorifico Dio nella tua parola divina. La seconda cosa è riparare, sostituire, quindi ti chiedo perdono per questa parola cattiva da dove venga e la sostituisco con la tua parola divina,
terzo, impetrare, cioè far scendere il frutto della tua parola divina per me e per tutti. Il frutto della tua parola divina sia il fiat voluntas tua regnante in me e in tutti. Quindi Gesù in ogni cosa che fa, soffrire, mangiare, parlare, pregare, dormire, c'ha sempre questa triplice intenzione. Lo leggiamo nelle riflessioni pratiche di Dio. Dice, primo, boom, gloria a Dio, sempre prima a Dio. Secondo, proprio per quest'atto divino bisogna riparare la giustizia divina, quindi restituire. Terzo, ora che io ho pagato il debito di tutti i miei fratelli avendo offerto questo atto divino, io ho il diritto di impetrare il bene per tutti. Quindi c'è sempre questa triplice dinamica dell'atto nella divina volontà. Glorificare, riparare e impetrare. Nel volume 14 Gesù continua a spiegare, Luisa. Il 20 luglio del 22, volume 14, okay. 20 luglio del 22. Sì. Soltanto un passo. La mia volontà eterna impose alla mia umanità che accettasse tante morti per quante creature dovevano avere vita alla luce del giorno. E la mia umanità accettò con amore queste morti, tanto che il volere eterno fece tanti segni nella mia umanità per quante morti doveva subire. Ecco, questo, quanti segni? Che significa? Questa è una domanda che mi sono posta. Tanti segni? Fece tanti segni nella mia umanità, quali segni? Le sofferenze. Io ho il titolo di questo libro, il vivere e il volere innesta nell'anima tutto ciò che la divina volontà fece e le fece soffrire all'umanità di Gesù. Cioè Gesù resta marcato da ogni pena, quindi il segno è morte a un Dio, è la morte vera, come dice Gesù, non mistica, non intenzionale, ma vera nell'anima e nel corpo. E quindi, siccome sono contate tutte quelle morti, Gesù ha ricevuto dal momento del suo concepimento fino al momento della sua morte di croce, quella, la parte finale è soltanto un tripugna tragica di divina volontà, ma in realtà la vera passione di Gesù si consuma dal momento della sua incarnazione. E come leggiamo nel volume 12, lui in ogni istante riceveva il colpo dal Padre suo e moriva non soltanto nell'anima ma anche nel corpo, riceveva delle morti reali. E, queste, e quante ne riceveva? Ne riceveva per quanti peccati erano stati commessi, si commettevano, dovevano essere stati commessi da Adamo fino all'ultimo uomo, non soltanto per quanti peccati, ma per quanti atti fatti con la volontà umana, perché ogni atto fatto nella volontà umana, anche santo, dà sempre, non dà vita alla vita divina della divina volontà. Quindi c'è sempre una morte della vita divina. Questa morte di vita divina nella creatura deve essere riparata da una morte divina, quindi di Gesù che soffre divinamente la passione. Non è bastata la crocifissione, quella è soltanto un tripudio, una scena tragica, come dice Gesù, sono voci che chiamano le creature a entrare nell'oceano immenso della mia passione interna, divina, ma le morti che hanno segnato Gesù, non soltanto diciamo simbolicamente ma realmente, infatti è iniziato dal momento del suo concepimento, sono tante quanti sono gli atti di volontà umana, che siano cattivi ma anche quelli buoni, perché dovevano ricevere l'innesto della vita divina. Marina, è un po' di tempo che ogni volta che apro il libro qui delle preghiere mi viene sempre la del tuo pellegrinaggio, la nona ora, cioè il concepimento di Gesù. È come se volesse dire che la sua passione non è soltanto quella di questo periodo della Pasqua, le sue sofferenze sono che noi viviamo, diciamo che facciamo insieme alla Chiesa da tanto tempo, ma per noi che abbiamo le conoscenze della Divina Volontà dovremmo andare di pari passi anche con la passione di Gesù nel concepimento. Bellissimo questo, infatti questo ne abbiamo parlato alcune settimane fa. Sì, lo so. La vera passione di Gesù inizia nel suo concepimento. Ci sono alcuni passi del volume 12, il 4 febbraio 1919, il 18 marzo, il 20 marzo,
l'8 giugno, il 4 maggio, sempre 1919, che parlano della passione di Gesù dal momento del suo concepimento. E andare, il fatto che Gesù ti chiama senza che tu quasi te ne accorgi, è la stessa cosa che è successo a Luisa. Dice: ma perché io vado sempre, questo è il volume 28, perché io vado sempre nel concepimento del Verbo e non riesco a fare a meno ad andare? E Gesù dice: perché la divina volontà ti fa fare i fatti, dice, ti mette dentro il primo atto della divina volontà ad extra, il primo atto necessario, centrale e primario della divina volontà è l'incarnazione del Verbo, e lì comincia la passione di Gesù. Quindi Gesù, chiamandoti in quest'atto, ti chiama nella sua passione, dove lui dice: non hai voluto sacrifici e olocausti, ma mi hai dato un corpo. La vera incarnazione di Gesù, e lo sappiamo dalle eccessi di incarnazione, più da quei passi che ho citato del volume 12, la passione di Gesù a cui Maria Santissima partecipa, perché la conosce, è nascente, e anzi in lei, come abbiamo visto la settimana scorsa, c'è l'generativo di quella passione, perché in lei è depositata la paternità del Padre, e quindi genera ogni atto di Gesù e anche ogni pena di Gesù. E quindi questa è la passione divina, e questa comincia dal momento del concepimento. Quindi in questo senso Gesù chiama Rossana a dire sì le ore della passione, sì la via crucis strappuliata in chiesa che sembra che abbiamo capito tutto, ma la mia passione comincia dal mio concepimento. Volume 14, sempre, il 28 luglio del 22. Gesù dice a Luisa: vedi figlia mia, io subii doppie morti per ciascuna creatura, una d'amore e l'altra di pena, perché nel crearla la creai un complesso tutto d'amore, per cui non doveva uscire da essa altro che amore, tanto che il mio e il suo dovevano stare in continue correnti. Ma l'uomo non solo non mi amò, ma ingrato mi offese, ed io dovevo rifare il mio divin padre di questa mancanza d'amore, e dovetti accettare una morte d'amore per ciascuno e un'altra di dolore per le offese. Le morti. Quella nei 9 eccessi è la morte d'amore. Gesù ha una passione immensa, li ama. Ma mentre ciò diceva, vedeva il mio dolce Gesù tutta una fiamma che lo consumava e gli dava morte per ciascuno. Anzi, vedevo che ogni pensiero, parola, moto, opera, passo, eccetera, erano tante fiamme che consumavano Gesù e lo vivificavano. Onde Gesù ha soggiunto: non vorresti tu la mia somiglianza? Non vorresti tu accettare le morti d'amore come accettasti le morti di dolore? Ed io: ah, mio Gesù, io non so che mi sia successo, sento ancora gran ripugnanza per aver accettato quelle di dolore. Come potrei accettare quelle d'amore che mi sembrano più dure? Io tremo al solo pensarlo. La mia povera natura si annienta di più, si disfa. Aiutami, dammi la forza, che mi sento che non posso tirare più avanti. E Gesù, tutto bontà, è deciso, ha soggiunto: povera figlia mia, coraggio, non temere né volerti turbare per la ripugnanza che senti. Anzi, per rassicurarti, ti dico che anche questa è una mia somiglianza. Devi sapere che anche la mia umanità, per quanto santa, desiderosa al sommo di patire, sentiva questa ripugnanza. Ma non era mia, erano tutte le ripugnanze che le creature sentivano nel fare il bene, nell'accettare le pene che meritavano. E dovevo subire questa pena che mi torturava non poco per dare a loro l'inclinazione al bene e rendere loro più dolci le pene. Tanto che nell'orto gridai al Padre: se è possibile, passi da me questo calice. Credi tu che fui io? Ah, no, ti inganni. Io amavo il patire fino alla follia. Amavo la morte per dar vita ai miei figli. Era il grido di tutta quanta l'umana famiglia che echeggiava nella mia umanità. Ed io, gridando insieme con loro per dare loro forza,
ripetei per ben 3 volte: se è possibile, passi da me questo calice. Io parlavo a nome di tutti, come se fossero cosa mia, ma mi sentivo schiacciare. Sicché la ripugnanza che senti non è tua, è l'eco della mia. Se fosse tua, mi sarei ritirato. Perciò, figlia mia, volendo generare da me un'altra mia immagine, voglio che accetti, e io stesso voglio segnare nella tua volontà, allargata e consumata nella mia, queste mie morti d'amore. Grazie Luisa, grazie. Quindi era tutto l'amore che le creature rifiutavano, che non volevano accettare. Perché ogni giorno com'è l'amore? Ogni atto fatto anche un anno, l'assenza d'amore. Non senza la volontà di Dio, lo rifiuto l'amore. La morte che sia la volontà di Dio. Allora siamo fatti per amore e amore dobbiamo diventare, se no il Fiat non lo facciamo. Questo è quanto. Ora questa passione dell'amore è la passione del dolore, proprio come riprova che caratterizza tutta la vita di Gesù. Per esempio, già nel quarto eccesso di amore, l'amore divorante, quando Gesù dice: guarda Gesù nel seno della mia mamma, io sono circondato da oceani, da mari di fuoco che mi incendiano e vanno tutte. Che cos'è questo fuoco? È l'amore eterno che vuole divorare tutte le creature e farle concepire in me. Quindi la passione dell'amore comincia dal momento del concepimento ed è prima della passione del dolore. Infatti la passione del dolore e delle pene è l'eccesso successivo, dove si inizia a parlare dell'amore operante, l'amore divorante per l'amore e l'amore operante. Dice: guarda figlia mia, nel seno della mamma mia io c'avevo la corona di spine, c'avevo i chiodi, erano inflitti, non mi potevo muovere, per ogni pena, per ogni peccato io soffrivo la morte. Poi il quinto eccesso è quello dell'amore solo, solitario, lasciato solo, che dice: vedi, nella passione dell'amore e nella passione del dolore mi vuoi tenere compagnia, almeno creatura fammi compagnia, riconosci che io ti voglio dare queste cose. E il settimo eccesso è quello dell'amore non corrisposto. L'ottavo eccesso è quello dell'amore mendicante. Dice: addirittura io non è che ti aspetto, vengo verso di te come un mendicante a chiederti un pochino di amore, di riconoscenza. E il nono eccesso è l'amore agonizzante. Quindi tutta questa passione dell'amore, delle pene e dei giudei è già presente e in atto. Perché Gesù dice nel terzo eccesso, dice: io ero Dio e dovevo operare io, dovevo divorarle tutte. E quindi è già presente in tutti gli eccessi che sono importanti da leggere. Non vediamo la novena di Natale come una novena di Natale, è proprio le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo dal momento del suo concepimento. Ecco, è il primo. La prima ora è l'amore trinitario, quando Gesù dice: ecce ego mitte me, il Padre che lo manda, il Figlio che obbedisce e lo Spirito che consente. E dice: io guardavo questo amore così uguale, reciproco e forte tra di loro e verso di noi. E poi l'ingratitudine umana. Nella seconda ora di questa passione del Verbo incarnato, altro che novena di Natale, nella seconda ora di questo Verbo incarnato c'è l'amore costretto, rimpicciolito, dice: vedi, ecce fiat mihi secundum verbum tuum, sac. Questo verbo eterno è costretto, senza muoversi, senza poter respirare. Dice: guarda figlia mia nel grembo di mia madre, dammi posto nel tuo cuore affinché io possa almeno respirare e muovermi. E poi comincia l'amore divorante, l'amore operante, l'amore
non corrisposto, l'amore isolato, l'amore prigioniero, l'amore non corrisposto, l'amore mendicante, quello agonizzante. Altro che, ci sono tutte le ore della passione, tutte le caratteristiche della passione di Gesù dal momento della sua incarnazione. Quindi gli accessi di amore nell'incarnazione, le ore della passione, vanno a braccetto. Comunque, Marina, si può pensare che come se nel momento che è stato concepito Gesù, tutto l'amore che Dio Padre aveva già predisposto e creato per tutte le creature che non hanno diciamo accolto con il peccato, si concepisce in Gesù. Sia stato concepito e tutto. Esatto. E Gesù dice: è tutto accolto in me, l'amore e anche le pene, perché quest'amore non sarebbe stato corrisposto. Dov'è che io lo partorisco? Sulla croce. Andiamo nel volume 13. Sai, questo amore tutto concepito in me. Io sentivo in me tutte le creature, tutto l'amore che loro dovevano, quindi i vuoti d'amore, tutti i loro peccati, tutto era concepito in me. Quindi gli davano la scossa e lui doveva riparare tutto. Tutto era concepito in lui. Noi creature siamo tutte concepite in lui. E dov'è che ci partorisce alla grazia, alla redenzione, alla salvezza? Nell'ultimo respiro sulla croce. E quindi Gesù dice: guarda, le pene, diciamo, cioè praticamente la morte di Gesù sulla croce è un parto, sì. Il parto di noi creature alla grazia. Anche perché sulla croce ha espiato tutti i nostri peccati, quindi ha dato praticamente... Certo, avendo dato compimento, tutto è compiuto, ci ha potuto dare la vita della grazia. Lui ci ha dato anche la vita, ha preparato anche la vita nella divina volontà, però è rimasta sospesa dentro di lui, perché ancora non l'ha potuta rivelare, fino a che... il decreto divino non trovasse il suo compimento nel tempo. Prima doveva far conoscere la redenzione, e dopo 2000 anni dice: adesso che più o meno avete capito, ma quasi per niente, la redenzione, adesso vi faccio capire qual è il vero scopo ultimo della mia venuta, quello di farvi non soltanto salvarvi per il rotto della cuffia, ma divinizzare tutta la creazione. Quindi non soltanto la vita della grazia, ma la vita divina operante in noi come opera in Dio. Marina, una frase mi è rimasta impressa, però è rimasta sempre un po' un punto interrogativo, cioè una risposta me la sono data, ma non so se... Quando Gesù dice che chi vive nella divinità mette in salvo la mia vita. Eh sì, mette in salvo la vita di Gesù, perché Gesù ripete l'anima la sua vita. La ripete completamente, quindi la mette in salvo, le dà svolgimento, le dà compimento. Gesù si vuole incarnare nella creatura, e quindi ricevendo questa incarnazione, cioè la vita di Gesù in noi, perché se noi viviamo nella divina volontà, Gesù ripete il suo concepimento, la sua vita nascosta, la sua vita pubblica, il suo amore e i suoi rapporti con la mamma, le sue preghiere al padre, la sua predicazione, le sue pene, i suoi viaggi apostolici, la passione, la sua morte, la sua risurrezione, la sua vita eucaristica. E quindi vuol dire che questa sua vita si può continuare nella creatura, quindi viene messa in salvo. Se noi non viviamo nella divina volontà, non abortiamo la vita di Gesù, non la mettiamo in salvo, non la facciamo vivere, ma la facciamo morire. Possiamo dire in salvo anche nel senso che, dato che Gesù, se non c'era il peccato, sarebbe venuto come re di re. Praticamente noi, prendendo su di noi, per amore di Dio, tutte le sofferenze, diciamo, in qualche maniera espiare, accettare, soffrire, togliere anche tutte quelle pene che Gesù, come, diciamo, come Cristo, come uomo, ha patito per noi. Quindi se tanti figli della Divina Volontà ridiventano tanti Gesù, tante pene, tante, diciamo, togliere quella vita di dolore, di sofferenza che Gesù ha patito per noi per espiare i nostri peccati. Ecco, togliere non si toglie, però partecipare a quella vita vuol dire già toglierla, perché quando quella pena può ottenere lo scopo completo per cui è vissuta, per cui è stata sofferta, allora la si mette in salvo. Se io
ad un atto di Gesù, gli do la possibilità di compiere lo scopo per cui l'ha fatto, non soltanto che io mi converta, non soltanto che io viva nella grazia, ma che io viva di divina volontà, allora io metto in salvo quella vita divina in me, cioè compiere, farvi compiere lo scopo per cui è fatta. E quindi mettere in salvo le pene di Gesù vuol dire vivendole nella divina volontà, quindi compartendole, ricevendole come mie, vivendole come mie, e ricevo il frutto completo di quelle pene, per cui non le riduco all'inutilità, ma gli faccio compiere lo scopo per cui sono state fatte. Quindi compiere lo scopo per cui un atto è fatto vuol dire dare gloria, e quindi vuol dire mettere in salvo, vuol dire conservare integrità, il suo scopo completo. Bene, grazie Marina. Grazie. Non so se è chiaro. Sei sempre esauriente. Volume 14, 2 agosto del 22. Trovandomi nel solito mio stato, mi vedevo tutta confusa e come separata dal mio dolce Gesù, tanto che nel venire gli ho detto: amore mio, come sono cambiate le cose per me. Prima mi sentivo tanto immedesimata con te che non avvertivo nessuna divisione tra me e te, e nelle stesse pene che soffrivo tu eri con me. Ora tutto al contrario. Se soffro mi sento divisa da te, e se ti vedo innanzi a me o dentro di me è con l'aspetto di un giudice che mi condanna alla pena, alla morte, e non più prendi parte alle pene che tu stesso mi dai. Eppure mi dici: elevati sempre più. Invece io discendo. E Gesù, spezzando il mio dire, mi ha detto: figlia mia, quanto ti inganni. Questo avviene perché tu hai accettato e io ho segnato le pene e le morti che io subì per ciascuna creatura. Anche la mia umanità si trovava in queste dolorose condizioni. Essa era inseparabile dalla mia divinità. Eppure, essendo la mia divinità intangibile nelle pene, né capace di poter soffrire ombra di pena, la mia umanità si trovava sola nel patire, e la mia divinità era solo spettatrice delle pene e morti che io subivo. Anzi, mi era giudice inesorabile, che voleva il fio di ogni pena di ciascuna creatura. Oh, come tremava la mia umanità! Restavo schiacciato innanzi a quella luce e maestà suprema, nel vedermi coperto delle colpe di tutti e delle pene e morti che ciascuno meritava. Fu la pena più grande della mia vita, che mentre ero una sola cosa con la divinità ed inseparabile, nelle pene rimanevo solo e come appartato. Onde, se ti ho chiamata alla mia somiglianza, che meraviglia è che mentre mi senti in te, mi veda spettatore delle tue pene che io stesso ti affliggo e ti senta come separata da me? Eppure la tua pena non è altro che l'ombra della mia. E mentre la mia umanità non restò mai separata dalla divinità, così ti assicuro che tu mai resti separata da me. Sono gli effetti che provi, ma allora più che mai formo una sola cosa con te. Perciò coraggio, fedeltà e non temere. Ecco, qui nel 28 luglio, no, due capitoli prima, abbiamo visto che Gesù ha detto, Luisa diceva: tu mi hai dato le pene, prima ho iniziato la passione del peccato, io l'ho accettata, adesso pure quella dell'amore, oddio, e adesso prende pure quella dell'amore, adesso un'altra cosa in più. Gesù, Luisa dice: ma ho accettato la passione dell'amore e del dolore, ma adesso, prima mi sentivo che io soffrivo insieme con te, adesso mi sento separata quando soffro. E quindi Gesù le fa provare uno stadio, grado per grado, questo è lo stadio più vicino alla passione di Gesù, in cui prima la passione d'amore e del dolore, ma la doveva soffrire. La pena più grande era che soffriva queste pene sentendosi separato dal Padre. Questa, secondo me, è una delle frasi più importanti degli scritti di Luisa. Vogliamo sapere qual è stata la pena più grande della vita di Gesù?
non la pena più grande del momento, di tutta la sua vita, è che mentre lui era uno con la divinità, vero uomo e vero Dio, ed era inseparabile da Dio, nelle pene rimaneva solo e appartato. La pena più grande della vita di Gesù, quindi dal suo concepimento, da quando si è dovuto allontanare dalla triade eterna per prendere carne e chiudersi nel seno di Maria Santissima, fino allo spirare, è stato proprio la pena della privazione del padre. E questo adesso ne fa parte con Luisa, dove Luisa dice: prima, insomma, soffrivo, stavo vicino a te, adesso sento che soffro da sola. E questa è stata la pena più grande di Gesù, proprio la privazione che lui sentiva del padre. Adesso, una volta abbiamo sentito, proprio in quel tripudio finale, che è un'esemplificazione, è un richiamo alla passione di Gesù, che è quel grido: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Ma quel grido: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Gesù lo grida nel momento del suo concepimento, perché a soffrire lui si deve sentire da solo, non soltanto da solo, ma si sente un obbrobrio, si sente rifiutato, giudicato dal padre, si sente una schifezza, si sente nauseante nei confronti del padre, e il padre sente la nausea del peccato di cui è coperto Gesù. Gesù è stato fatto peccato pur non avendo mai peccato, questo lo dice la scrittura. E quindi questa è la pena più grande del Verbo incarnato, che pur essendo vero uomo e vero Dio, inseparabile, unito alla divinità, nelle pene si sentiva separato e come appartato, e anche, potremmo dire, giudicato, e quindi un obbrobrio nei confronti del padre. Quindi quella è la pena, sì, è la pena della divina volontà, infatti. È la più grande pena, è la pena della privazione del Verbo incarnato, che si sente, la pena della privazione della sua divinità. È una pena atroce, è soltanto la pena della privazione che Luisa ha sofferto, che Maria Santissima ha sofferto, sono le pene che più si avvicinano a queste pene. Le altre pene non sono ombre in confronto alla pena della privazione, che Gesù dice supera le pene del purgatorio e supera pure le pene dell'inferno. Quindi la più grande pena, perché è pena divina, inflitta da un Dio, non è una cosa da noi replicare con la nostra volontà, ma o Dio ce ne dà un'ombra di comprensione oppure no. È una pena comunque che si viene a creare, come dice Gesù, nel momento in cui l'anima ha conosciuto Dio e Dio è andato dall'anima. Gesù dice a Luisa: la pena della privazione ti dovrebbe far gioire, lo dice paralelamente, perché è il segno che tu mi hai conosciuto, che io sono da te venuto. Avendo creato la conoscenza di me in te, io poi ho creato il vuoto, mi sono apparentemente ritirato, e in questo vuoto tu non puoi soffrire la privazione di me, perché avendomi conosciuto, avendo vissuto di me, sentendoti priva di me, non puoi stare priva di un Dio. Qui è la pena più grande, è la pena della privazione di un Dio, è la pena più grande che Gesù ha sofferto, è il proxy più vicino, l'approssimazione più vicina, è la pena che ha conquistato il regno della divina volontà, come in cielo così in terra, è la pena della privazione divina che Luisa ha sofferto per tutto il corso, diciamo, della sua vita. Infatti noi magari quasi quasi non diamo importanza a quelle prime righe di ogni passo, come diceva: io stavo nel mio solito stato e soffrivo l'agonia della pena atroce, e noi pare che vogliamo andare veloce, leggere veloce, fino a che sentiamo la lezioncina che dice: Gesù è venuto con la sua breve visitina e mi ha detto: figlia mia. Ma il figlia mia e la lezione arriva proprio perché c'è stata quella pena della privazione. Gesù dice: la tua vita, Luisa, è un'alternanza della gioia del conoscermi e della pena di restarne priva. E questo è proprio questa alternanza di questo vuoto che deve farsi sempre più grande affinché Dio metta una conoscenza sempre più grande di sé, e questa alternanza della conoscenza alla privazione, la conoscenza alla privazione, è questo che ha conquistato e ha formato il regno della divina volontà in Luisa e l'ha ottenuto per diritto per ciascuno di noi. Sempre nel volume 14, il 3 ottobre del 22. La mia stessa vita nascosta, le mie pene interne e tutto ciò che feci
ebbero sempre almeno uno, due spettatori, e questo con ragione, per necessità e per ottenere lo scopo delle stesse mie pene. Quindi il primo spettatore fu il mio celeste padre, al quale nulla poteva sfuggire, essendo lui stesso colui che mi infliggeva le pene. Era attore e spettatore. Se mio padre non avesse visto e non avesse saputo nulla, come avrei potuto soddisfarlo, dargli la gloria, piegarlo alla vista delle mie pene a misericordia per il genere umano? Ecco, lo scopo sarebbe andato fallito. In secondo luogo, di tutte le mie pene della mia vita nascosta fu spettatrice la mia mamma, ed era necessario. Se io ero venuto dal cielo in terra per patire, non per me, ma per il bene altrui, dovevo avere almeno una creatura su cui dovevo poggiare quel bene che contenevano le mie pene, e quindi muovere la mia cara mamma a ringraziarmi, a lodarmi, ad amarmi, a benedirmi e farle ammirare l'eccesso della mia bontà. Tanto che lei, presa, rapita, commossa alla vista delle mie pene, mi pregava che in vista del gran bene che le portavano le mie pene, non la facessi esente di immedesimarla con le mie stesse pene, per soffrirle, per darmi ricambio ed essere mia perfetta imitatrice. Se la mia mamma nulla avesse visto, non avrei avuto la mia prima imitatrice. Nessun grazie, nessuna lode. Le mie pene, il bene che contenevano, sarebbero rimasti senza effetto, perché non conoscendoli nessuno, non avrei potuto fare il primo appoggio. Sicché lo scopo del gran bene che doveva ricevere la creatura sarebbe andato perduto. Vedi quanto era necessario che almeno una sola fosse a giorno delle mie pene. Ecco, i due testimoni della passione di Gesù, dice, e ovviamente perché potesse compiere il suo scopo, quando si soffre e si ripara deve avere un testimone. Allora il padre era il primo testimone, e nostra Madre Santissima, quando Gesù soffriva le pene veramente interne, inflitte dal Padre, anche se stava camminando con i suoi apostoli e nessuno se ne accorgeva, sentiva dentro di sé quegli strappi atroci, quei colpi di mannaia che squarciavano il suo essere, il corpo, la mente e l'anima. Maria Santissima era a conoscenza di tutto questo ed era testimone, perché lei era la sacerdotessa che offriva al Padre la pena di Gesù. Lo stesso pure Luisa dice, perché appunto le tue pene ottengano lo scopo, quello di guadagnare di diritto per l'umanità il regno della divina volontà, ci vogliono due testimoni, uno sono io e l'altro è il confessore. Quindi il confessore è il sacerdote che deve offrire, infatti questa è la dinamica soprattutto nei primi volumi, dice, vedevo il sacerdote chiedeva a Gesù che mi facesse soffrire le pene della crocifissione. E quindi era il sacerdote che chiedeva di far soffrire la vittima e offriva le pene della vittima. E quindi, così come Gesù ha avuto due testimoni, uno umano e uno divino, il Padre e sua Santissima, così anche lui deve avere due testimoni, Gesù stesso e il sacerdote. Quindi questa è la funzione principale del sacerdote, quello di offrire la vittima e di essere testimone delle sue pene, e poi successivamente anche quella di essere depositario delle verità e di essere testimone di queste verità, che devono essere ricevute da un testimone all'interno della Chiesa. Quindi lui è come se il simbolo della Chiesa che deve ricevere queste verità, perché Luisa gliele deve riferire ogni mattina, perché lui deve tenere bene gli scritti senza che si perdano e tutto quanto. E quindi questa è la funzione del sacerdote per Luisa, non di direttore, ma di depositario e di colui che offre la vittima. E noi, Marina, chi abbiamo?
chi abbiamo come testimoni? Noi potremmo dire che abbiamo come testimone Gesù, Maria e Luisa, perché loro hanno già compiuto tutto, e quindi tutta la Trinità in terra, adesso che tutto è compiuto, noi abbiamo come testimoni il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e in terra Gesù, Maria e Luisa, perché non solo sono testimoni, ma prendono parte ai nostri atti, perché noi, entrando nella Divina Volontà, non facciamo altro che innestarci a tutto quello che hanno già fatto loro. Gli atti 13, sì. E di testimoni, in realtà, voglio dire, di testimoni, non tanto di testimoni, ma anche beneficiari, testimoni, tutti gli angeli, tutti i santi, e beneficiari tutte le creature. Volevo fare solo un'ultima chiosa, è bella quella domanda, chi è il nostro testimone? Il nostro testimone sicuramente non sono le creature, perché la vita nella Divina Volontà è vita nascosta, quindi non cerchiamo testimoni nelle creature, perché non servono. Volume 15, il 12 marzo del 23. Mi sentivo morire di pena per la privazione del mio dolce Gesù. Luisa scrive: e se viene è come lampo che sfugge. Onde, non potendone più e avendo in me di me compassione, è uscito dal mio interno, ed io appena visto gli ho detto: amore mio, che pena, mi sento morire senza di te, ma morire senza morire, che è la più dura delle morti. Io non so come la bontà del tuo cuore può sopportare vedermi solo per causa tua in stato di morte continua. Solo per causa tua in stato di morte continua. E Gesù, figlia mia, coraggio, non ti abbattere troppo. Non sei sola nel soffrire questa pena, ma anch'io la soffrì, come pure la mia cara mamma. Oh, quanto più dura della tua. Quante volte la mia gemente umanità, sebbene fosse inseparabile dalla divinità, pure per dare luogo all'espiazione, alle pene, essendo queste intangibili per essa, io rimanevo solo e la divinità come appartata da me. Stesso concetto del 2 agosto del 22 del 24. Stessa verità. Quello che abbiamo letto prima, sì. Oh, come sentivo questa privazione. Ma ciò era necessario. Tu devi sapere che quando la divinità mise fuori l'opera della creazione, mise anche fuori tutta la gloria, tutti i beni e la felicità che ciascuna creatura avrebbe dovuto ricevere, non solo in questa vita, ma pure nella patria celeste. Ora, tutta la parte che toccava alle anime perdute rimaneva sospesa, non aveva a chi darsi. Ond'io, dovendo completare tutto e assorbire tutto in me, mi esibì a soffrire la privazione che gli stessi dannati soffrono nell'inferno. Oh, quanto mi costò questa pena! Mi costò pena d'inferno e morte spietata, ma era necessario. Dovendo assorbire tutto in me, tutto ciò che uscì da noi nella creazione, tutta la gloria, tutti i beni e felicità, per farle uscire da me di nuovo in campo per tutti quelli che volessero fruirne, dovevo assorbire tutte le pene e la stessa privazione della mia divinità. Ora, tutti questi beni dell'opera della creazione tutta, sono assorbiti in me, essendo io il capo da cui ogni bene discende su tutte le generazioni, e vado trovando anime che mi somiglino nelle pene e nelle opere, per poter partecipare tanta gloria e felicità che la mia umanità contiene, siccome non tutte le anime vogliono fruirne, né tutte sono vuote di loro stesse delle cose di quaggiù, per potermi far conoscere e poi sottrarmi in questi vuoti di loro stesse della mia conoscenza acquistata, formare questa pena della mia privazione. Ecco. E nella privazione che soffrono, vengono ad assorbire in loro questa gloria della mia umanità che altri respingono. Se io non fossi stato quasi sempre con te,
tu non mi avresti conosciuto né amato. E questo dolore della mia privazione tu non lo sentiresti, né potrebbe formarsi in te. In te mancherebbe il seme, l'alimento di questo dolore. Ecco. Oh, quante anime sono prive di me e forse sono anche morte. Quante si dolgono se sono prive di un piccolo piacere, di una bagatella qualsiasi. Ma se prive di me, non hanno nessun dolore e neppure un pensiero. Sicché questo dolore dovrebbe consolarti, perché ti porta il segno certo che sono venuto da te e che mi hai conosciuto e che il tuo Gesù vuole mettere in te la gloria, i beni, la felicità che gli altri respingono. Qui dice proprio quello che avevamo accennato prima, proprio il spiega la pena della privazione, che lui e sua madre l'hanno patita, oh quanto più dura della tua, Luisa. Ma la privazione che soffri è segno che tu mi hai conosciuto, che io da te sono venuto e ho creato quel vuoto, per questo tu la senti. Se io non fossi venuto e non, tu non mi avessi conosciuto, non la sentiresti sta pena. Quante anime sono prive di me e gli è completamente indifferenti. Ma invece, siccome tu mi hai conosciuto, sentire il vuoto di questa conoscenza ti fa soffrire questa pena atroce della privazione di un Dio, che è quella che io ho sofferto, la privazione del Padre, per dar luogo alle pene, pur essendo indivisibile dalla divinità, nelle pene mi sentivo appartato, separato, solo, privato del Padre. E lo stesso pure Maria Santissima, di cui non sappiamo, quando si parla dei sette dolori, ma altro che sette dolori, la pena atroce che ha sofferto Maria Santissima per tutta la sua vita, e Gesù in diversi punti degli scritti dice, quante volte l'ho lasciata nello stato di pura fede, lo ripete 3-4 volte nel corso degli scritti, è proprio quello che Maria Santissima, pur avendo partorito Gesù, pur essendo che in lei c'è l'atto generante di ogni atto, di ogni pena, di ogni respiro di Gesù, si sentiva sola, doveva vivere di pura fede. È stata proprio la fede di Maria Santissima che le veniva graffiata da Satana quando Gesù è morto, e in quel giorno e mezzo lei era l'unica che credeva nella risurrezione. Eppure tutti gli apostoli non ci hanno creduto, ma la redenzione si è potuta compiere perché l'anima di Maria continuava a credere ed era martoriata, graffiata, stravolta, massacrata dal maligno che diceva non è vero, non è vero, lui è morto, non risusciterà. E lei con questo puro stato di fede, allo stato purissimo, da sola contro tutta l'umanità e tutto l'inferno, ha creduto e la redenzione si è compiuta. Tanto importante, credo. Maria va torta, invece non lui, ma certamente era l'unica sì che credeva, lo stato di pura fede in cui veniva lasciata Maria Santissima. È sempre volume 15, il 23 maggio del 23, volume 15, 23 maggio del 23. Ah, figlia mia, per prendere pieno possesso della mia volontà, devi accentrare in te tutti gli stati d'animo di tutte le creature. E come passi uno stato di animo, così prendi il dominio. Ciò successe nella mia mamma e nella mia stessa umanità. Quante pene, quanti stati d'animo erano accentrati in noi. La mia cara mamma varie volte rimaneva nello stato di pura fede. Eccolo. E la mia gemente umanità restava come stritolata sotto il peso enorme di tutti i peccati e pene di tutte le creature. Ma mentre soffrivo restavo col dominio di tutti quei beni opposti a quei peccati e pene delle creature. E la mia cara mamma restava regina della fede, della speranza e dell'amore, dominatrice della luce, da poter dare fede, speranza, amore e luce a tutti.
Per dare è necessario possedere, e per possedere è necessario accentrare in sé quelle pene, e con la rassegnazione e con l'amore cambiare in beni le pene, in luce le tenebre, in fuoco le freddezze. La mia volontà è pienezza, e chi deve vivere in essa deve entrare nel dominio di tutti i beni possibili e immaginabili, per quanto creature possibile. Quanti beni non posso dare a tutti, e quanti non mi può dare la mia inseparabile mamma? E se non diamo di più è perché non c'è chi prende, perché tutto soffrimmo, e mentre stavamo sulla terra la nostra dimora fu nella pienezza della divina volontà. Ora spetta a te, Luisa, fare la nostra stessa via e dimorare dove noi dimorammo. Credi tu che sia cosa da nulla, o come tutte le altre vite, anche sante, il vivere nel nostro volere? Ah, no, no, è il tutto. Qui conviene abbracciare tutto, e se qualche cosa sfugge, non puoi dire che vivi nella pienezza della nostra volontà. Perciò sii attenta e segui sempre il volo del mio eterno volere. Quindi l'accentramento di tutti gli stati d'animo per noi è quello che hai detto prima: riconoscere, ripetere, benissimo, e ringraziare. Ma questo sì, praticamente nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi cosa ci porta a contatto praticamente con gli altri. Sì, sì, ogni stato d'animo, per esempio, infatti Luisa, ogni cosa la doveva prendere dalla divina volontà, non come uno stato d'animo umano. Ora si sentiva arida, ora si sentiva fervorosa, ora si sentiva giù, ora si sentiva... E siccome Luisa doveva dare inizio ad una nuova santità, così come Gesù, per dare luogo al regno della grazia, ha dovuto mettere il compimento alla legge. Gesù non ha cambiato nessuna iota della legge, ma l'ha rispettata, ha rispettato i comandamenti e ha dimostrato che ha rispettato i comandamenti del sabato, perché ha obbedito i comandamenti nella maniera più perfetta, secondo lo spirito e non secondo la lettera. E quindi, avendo posto il compimento sulla legge dell'Antico Testamento mosaica, poteva aprire la era della legge della grazia. Lo stesso Luisa deve mettere il compimento come un libro su ogni santità umana, su ogni stato d'animo divino, su ogni stato interiore. Lei lo deve soffrire una volta che lo vive nella divina volontà, quindi prendendolo come dicevamo prima, dalle mani di Dio, lo riceve e lo vive in modo divino, nella divina volontà, e quindi vi pone il suggello del compimento. Si compie la santità delle virtù in ogni sua sfaccettatura. Una volta posto il suggello del compimento, Luisa dice: questo l'hai sofferto, questo l'ha vissuto nella divina volontà, andiamo avanti. Lei ha sofferto, diciamo, ha vissuto tutti gli stati d'animo, quelli di Santa Teresa d'Avila, quella di San Giovanni della Croce, quello di Santa Caterina, quello di San Pancrazio, quello di tutti i santi conosciuti e sconosciuti. Tutti gli stati d'animo, i stati interiori delle santità umane, lei li ha vissuti, sono passati da lei come un fiume, e mentre passavano lei gli ha messo il suggello del compimento alla divina, e quindi ha detto: adesso posso andare. E quindi creare un nuovo regime del regno. Questo regime non è più il regime della grazia, ma il regime chiamato come in cielo così in terra, ovvero della divina volontà operante nella nostra umanità come opera nell'umanità di Cristo, ovvero come opera in Dio, come in cielo così in terra. Quindi non ogni atto ci basta dire il fiat. Cioè, se Dio ha detto fiat, io dico in qualsiasi circostanza fiat, cercando di riparare e prendere le riparazioni di Gesù quando sì, è il caso, e che per poter riconoscere sì, Gesù nella creatura, in qualsiasi momento, in qualsiasi stato si trova. Immaginiamo che col sangue di Gesù noi ci possa mettere il timbro come la ceralacca, no? Il fiat, tutto preso, ricevuto dalle mani di Dio, riconosciuto come dalle mani di Dio, ricevuto
riofferto e ripetuto. E quindi tutto riceve il suggello della divina volontà. E quindi Luisa appunto ha suggellato nella divina volontà ogni stato interiore, ogni stato d'animo, ogni santità delle virtù, per dare a loro il compimento e poter passare oltre. Dal volume 16, il 4 gennaio del 24. Luisa scrive: stavo pensando alle parole di Gesù nell'orto quando disse: Pater, se è possibile passi da me questo calice, ma però non mea voluntas, se tua fiat. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, credi tu che fu il calice della mia passione quello per cui dicevo al Padre: Padre, se è possibile passi da me questo calice? No, no affatto. Era il calice della volontà umana che conteneva tale amarezza e pienezza di vizi che la mia volontà umana unita alla divina provò tale ribrezzo, terrore e spavento che gridai: Padre, se è possibile passi da me questo calice. Com'è brutta la volontà umana senza la volontà divina, che quasi come dentro un calice si è rinchiusa dentro ciascuna creatura. Non c'è male nelle generazioni di cui essa non sia l'origine, la volontà umana, il seme, la fonte. E io, vedendomi coperto di tutti questi mali che ha prodotto l'umana volontà, innanzi alla santità della mia mi sentivo morire e sarei morto di fatto se la divinità non mi avesse sostenuto. Ma sai tu perché soggiunsi che per tre volte non mea voluntas, se tua fiat? Io sentivo sopra di me tutte le volontà delle creature unite insieme, tutti i loro mali, e a nome di tutti gridai al Padre: non più la volontà umana sia fatta sulla terra, ma la divina. La volontà umana sia sbandita e la tua vi regni. Sicché fin da allora, e lo volli fare sin dal principio della mia passione, perché era la cosa che più mi interessava e la più importante, chiamare sulla terra il fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Fin da allora ero io che a nome di tutti dicevo: non mea voluntas, se tua fiat. Da allora io costituivo l'epoca del fiat voluntas tua sulla terra, e col dirlo per ben tre volte, nella prima io lo impetravo, nella seconda lo facevo scendere e nella terza lo costituivo regnante e dominante. E come dicevo: non mea voluntas, se tua fiat, io intendevo svuotare le creature della loro volontà e riempirle della divina. Prima di morire, perché non mi restavano che ore, io volli contrattare col mio Padre Celeste il mio primo scopo per cui venni sulla terra, che la volontà divina prendesse il suo primo posto d'onore nella creatura. Era stato questo il primo atto dell'uomo, cioè sottrarsi dalla volontà suprema, e quindi la nostra prima offesa. Tutti gli altri mali di esso entrano nell'ordine secondario, ed io dovetti prima realizzare lo scopo del fiat voluntas tua come in cielo così in terra, e poi formare con le mie pene la redenzione, perché la stessa redenzione entra nell'ordine secondario. È sempre la mia volontà che tiene il primato in tutte le cose. E sebbene i frutti della redenzione si videro prima degli effetti, fu però in virtù di questo contratto che feci con col mio divin padre, che suo fiat doveva venire a regnare sulla terra, realizzando il vero scopo della creazione dell'uomo e il mio primo scopo per cui venni sulla terra, che potete ricevere i frutti della redenzione. Altrimenti sarebbe mancato l'ordine della mia sapienza. Se il principio del male fu la sua volontà, questa dovevo io ordinare, ristabilire, riunire, volontà divina e umana. E sebbene si videro prima i frutti della redenzione,
questo dice nulla. La mia volontà è quale re? Che sebbene il primo fra tutti, arriva l'ultimo, precedendolo per suo onore e decoro i suoi popoli, eserciti, ministri, principi e tutta la corte regale. Sicché prima erano necessari i frutti della mia redenzione per far trovare la corte regale, i popoli, gli eserciti, i ministri all'altezza della maestà della mia volontà. Ma sai tu chi fu la prima a gridare insieme con me, non mea voluntas se tua fiat? Fu la mia piccola neonata nella mia volontà, la mia piccola figlia che ebbe tale ribrezzo, tale spavento della sua volontà, che tremante si strinse a me e gridò insieme con me: padre, se è possibile passi da me questo calice della mia volontà. E piangendo soggiungesti insieme con me: non mea voluntas se tua fiat. Ah sì, posti tu insieme con me in quel primo contratto col mio celeste padre, perché ci voleva una creatura almeno che doveva rendere valido questo contratto, altrimenti a chi donarlo? A chi affidarla? E per rendere più sicura la custodia del contratto, ti feci dono di tutti i frutti della mia passione, schierandoli intorno a te come un esercito formidabile, che mentre tiene il suo regale corteggio alla mia volontà, fa guerra canita alla tua volontà. Perciò coraggio nello stato in cui ti trovi. Smetti il pensiero che io possa lasciarti. Andrebbe di sotto il mio volere, stando che tengo il contratto della mia volontà deposto in te. Onde stai in pace. È la mia volontà che ti prova, che vuole non solo purgarti, ma distruggere anche l'ombra della tua volontà. Onde, con tutta pace, segui il volo nel mio volere e non ti dar pensiero di nulla. Il tuo Gesù farà in modo che tutto ciò che potrà succedere dentro e fuori di te sia per far risaltare maggiormente la mia volontà e allargare in te i confini della mia nella tua volontà umana. Sono io che manterrò la battuta nel tuo interno, affinché tutto diriga in te secondo il mio volere. Io non mi occupai d'altro che della sola volontà del Padre mio, e siccome tutte le cose stanno in essa, perciò mi occupai di tutto. E se una preghiera insegnai, non fu altro se no che la volontà divina si faccia come in cielo così in terra. Ma era la preghiera che racchiudeva tutto, sicché io non mi aggiravo che intorno alla volontà suprema. Le mie parole, le mie pene, le mie opere, i miei palpiti erano premi di celeste volontà. Così voglio che faccia tu. Devi tanto girare intorno ad essa da farti bruciare dall'alito eterno del fuoco della mia volontà, in modo da perdere qualunque altra conoscenza e null'altro sapere che solo e sempre il mio volere. Fiat. Grazie Gesù, Fiat. Grazie Gesù. Grazie di Gesù, grazie di tutti. Che bello. Grazie di Gesù, grazie di tutti. Senti, come mai dice il fuoco della mia volontà? L'alito eterno del fuoco della mia volontà. Farsi bruciare. Perché la divina volontà è come una luce. Quando nel volume 15 c'è anche l'immagine che Luisa deve stare sempre esposta ai raggi di questo sole eterno e farsi trafilare, bruciare, perché questa luce eterna brucia tutto ciò che non è volontà di Dio e resta soltanto luce, quindi tutto quello che trova lo trasforma in luce, lo trasforma in sole. E quindi Luisa è come una che deve stare sempre sotto una lampada divina e si deve fare bruciare, e noi con lei, da questi raggi divini, affinché ci trasformino in luce, ci trasformino in sole, in modo da perdere qualunque altra conoscenza e sapere niente che è solo e sempre il volere divino. Tanto è tutta volontà divina, quindi soltanto riconoscerla e volerla. Fiat.
Senti, le posso dire una cosa, una domanda? Io non la so esprimere bene. Per la Madonna era normale fare tutto nella volontà di Gesù, era la figlia, era figlia, madre, tutto quanto, e quindi veniva normale, o poteva avere anche lei come dire dei dubbi o dei cosi? No. Ma no, ma lei dal momento del suo concepimento ha legato ai piedi dell'Eterno la sua umana volontà, ma ce l'ha avuta la sua volontà umana, non è che le era impedito di farla. Infatti lei ci dice, fare adesso un bene, adesso un altro, è eroico, è bello, ma fare sempre solo la divina volontà in ogni istante, anche nelle cose sante, è il sacrificio più grande che la creatura può offrire a Dio. È la cosa più grande che Dio può ricevere dalla creatura. Quindi questo è quello che ha fatto lei in ogni istante. Anzi, lei magari non aveva, diciamo, le concupiscenze, non aveva le debolezze nostre umane, ma Gesù ha detto, io ho supplito, siccome lei non aveva queste lotte interne che ci avete voi, io ho supplito con una prova ancora più grande, cioè darle la conoscenza. Gesù, prima di farle soffrire una pena, andava da lei e diceva, madre, vuoi soffrire questo? La conoscenza di quella pena stessa, di che cosa implicava, la conoscenza di che cosa voleva dire peccato, la conoscenza di che cosa doveva soffrire suo figlio, era una pena, una prova talmente tanto atroce da superare infinitamente le nostre lotte interne, perché ci abbiamo i vizi, perché ci abbiamo la nostra umanità che ci tiranneggia. E quindi nostra Madre Santissima ha compiuto in ogni istante della sua vita un sacrificio infinito e grande, ha superato una prova molto più grande della nostra. E quindi là dove non c'era la lotta dovuta alla concupiscenza, perché era tutta pura, tutta santa, c'era una prova ancora più grande che le derivava dalla conoscenza delle pene che lei e suo figlio dovevano volta per volta soffrire. E che cosa voleva dire questa pena? Mio Gesù, dammi la tua volontà e prendi la mia, affinché mi faccia santa con la tua santità. Ami col tuo amore, palpiti col tuo cuore, cammini coi tuoi passi, ripari con le tue riparazioni e formi con la mia parola un Gesù nei cuori di chi mi ascolta. Mamma Regina, nascondimi sotto il tuo manto per tenermi difesa da tutto e da tutti. È stato nel tuo volere, o mio Gesù, il primo e il mio ti amo su ciascuna cosa creata, su tutti i beati del cielo e in particolare nella Regina Mamma, e in virtù di questa volontà divina che le conserva belle e integre e che la Vergine Maria possiede da Regina, ti chiedo che il Fiat Supremo venga sulla terra. Vieni volere supremo a regnare sulla terra, investi tutte le generazioni, vinci e conquista tutti. Come sappiamo, la nostra volontà, la Regina del Cielo, ci penserei a farci vivere solo di volontà divina, a sostituire la nostra volontà umana con quella divina. Mamma dolcissima, eccomi prostrata innanzi ai piedi del tuo trono per offrirti il mio immenso amore. Qual figlia tua voglio intrecciare come in un serto profumato tutte le preghiere, le giaculatorie, le promesse che tante volte ti feci di non compiere mai più la mia volontà. Mamma, io depongo questa bella corona nel tuo grembo come attestato di amore e di ringraziamento. Accettala, ti prego, e prendila fra le tue mani per dimostrarmi che gradisci il mio dono. Col tocco delle tue dita materne converti in altrettanti soli i piccoli atti che cercai di fare nella volontà di Dio. Oh sì, Madre Regina, la tua cara figlia vuole offrirti oggi gli omaggi di luce e di soli fulgidissimi. Questi soli sono tutti gli atti fatti dalla divina volontà, sono luce infinita, atti di Dio, quindi luce infinita. So bene che tu ne possiedi già tanti,
tuttavia non sono quelli della figlia tua. Io perciò voglio darti i miei, per dirti che ti amo e che mi impegno di amarti sempre più. Mamma santa, tu mi sorridi, te con la tua consueta bontà accetta il mio dono ed io te ne sarò tanto riconoscente. Quante cose vorrei dirti, mamma, ascolta. Io rinchiudo nel tuo cuore materno le mie pene, i miei timori, le mie debolezze e tutto l'essere mio, come il luogo di rifugio, mentre ti consacro senza riserva la mia volontà. Ecco, madre mia, accendala, fanne un trionfo della grazia, trasformala in un campo dove la divina volontà possa estendere il suo regno. Questa volontà a te consacrata ci renderà inseparabili e ci terrà in continui rapporti. Le porte del cielo non si chiuderanno più per me, perché avendoti affidata la mia volontà, tu verrai a stare con la tua figlia in terra e la tua figlia andrà a vivere con la sua mamma in cielo. Oh, come sarò felice allora! Senti, mamma carissima, per rendere più solenne questa consacrazione, io chiamo qui presenti la Trinità Sacrosanta, gli angeli e i santi, e dinanzi a tutti protesto con giuramento di fare per sempre solenne rinunzia della mia volontà. Ed ora, sovrana regina, ti chiedo come compimento per me e per tutti la tua santa benedizione. Scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta, sopra gli afflitti e li consoli, sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene, sulle anime purganti e smorzi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia pegno di eterna salvezza a tutte le anime, così sia. E nella divina volontà Maria Santissima ci benedica, ci preservi da ogni male e pronunci in noi il suo fiat. Gesù, ti amo con la tua volontà, sperdi la mia volontà nella tua e dammi la tua per vivere. Maria Madre Regina del Divino Volere, prega per noi. Luisa, piccola figlia della Divina Volontà, prega per noi. Se in questo ritiro a Saragozza, bellissimo, tante persone mi hanno chiesto, allora gli iscritti di Luisa, io non proponevo niente, alla fine mi sono trovata con 15 persone che mi hanno dato l'email per mandargli gli iscritti, e quindi appena tornata in Italia glieli ho mandati. E quindi si vede che dalle missioni minori, diciamo, dovunque la Madonna appare, dovunque la Madonna è presente, alla fine tutto punta verso la Divina Volontà. Sono stata contenta che queste persone appunto hanno chiesto questo. E poi io non sapevo, comunque a Saragozza c'è la Madonna del Pilar, che sarebbe la basilica, il santuario più antico ancora di Santa Maria Maggiore, dedicato alla Madonna nella storia cristiana, perché San Giacomo, che andò a finire in Spagna, l'apostolo, lui cercava di evangelizzare in questa terra pagana. A un certo punto, sulle rive del fiume Ebro, dove si trova adesso la città di Saragozza, era completamente sfiduciato, diceva, ma che risultati sto ottenendo? Insomma, aveva la crisi dell'apostolato, e allora proprio la stanchezza dell'apostolato, e la Madonna gli è apparsa su questa colonna, questa colonna, e lì ha detto, non ti preoccupare figlio mio, perché questa terra sarà mia. E se poi pensiamo che adesso, diciamo, il 50% dei cristiani parlano spagnolo, perché poi in Sud America tutto quanto c'è. E quindi è stata bellissimo lì. Poi sono tornata e è arrivato un altro gruppo dalle Filippine e dagli Stati Uniti, e siamo andate lì per un ritiro a Corato. E è venuta anche la mia mamma, siamo andati ancora a San Giovanni Rotondo, a Monte Sant'Angelo, e a trovare ancora Padre Bucci a Trinitapoli. Per cui sono state come tre esperienze, sembravano staccate tra di loro, ma hanno creato questa fusione e mi hanno dato molta energia, tant'è vero che il dottore mi ha trovato molto meglio
Grazie signora. E poi vi trovo sempre belle, anzi ancora più belle, che vi devo dire? Sì. È la luce, è la luce che non ci vedi bene. È la luce della divina volontà. È la luce della divina volontà. È la luce della divina volontà. Ma certamente. Comunque la Madonna è la via della divina volontà, per cui per questo l'ha detto lei, diceva. Per cui la Madonna è la via della divina volontà. La via, sì, nel movimento sacerdotale. Veramente, guarda, io, quindi so quando vai in altre io con questi ragazzi qui andai per il primo ritiro della divina volontà nel 1997 nel sud della California. E la Madonna, loro, perché non facevano niente senza la Madonna, due ragazzi giovani, hanno chiesto: Madre Santissima, vuoi che andiamo a questo ritiro? Lei ha detto: certamente, la mia volontà deve la divina volontà. E quindi, poi qualcuno sapeva che io traducevo, che facevo. Mi hanno chiesto tante persone, degli iscritti, e quindi si vede come si va proprio a confluire verso il picco, diciamo, della verità che la Madonna vuole condividere con tutti i suoi figli. Del 91, Marina, quello del movimento sacerdotale mariano. Sì, anche il movimento, infatti il nostro primo gruppo di preghiera era un gruppo di preghiera del movimento sacerdotale mariano sulla divina volontà in California nel 97, e abbiamo, diciamo, in un certo senso messo, non da parte, ma ovviamente il libro blu, e preso il volume della divina volontà, e da allora è nato il cenacolo della divina volontà, proprio sulla base, sulle radici di un cenacolo del movimento sacerdotale mariano. Infatti la maggioranza dei sacerdoti, mamma mia, sono bravo. Potevo dire una cosa? Ecco. Posso? Come no? No, scusa. No, proprio perché proprio per fare anche una piccola riflessione, perché ogni volta sono mari e mari e mari e mari di conoscenze. Bene. Su questo giorno 14. Sì. Soltanto due piccole cose, perché ogni volta che noi lo leggiamo, lo rifacciamo come atto interno, ci svuota e ci arricchisce ancora di più. Allora, proprio per non sorvolarvi così, ma fare soltanto due, c'è una frase in questo giorno 14 che sempre mi colpisce, quando dice: io non perdevo mai la memoria di ognuno dei miei atti. Allora ci fa vedere qui praticamente come, che cosa vuol dire acquistare la memoria divina. Acquistare la memoria divina, dato che gli atti di Maria Santissima erano atti senza principio e senza fine, atti fatti nella divina volontà, quindi avere la memoria costante di tutti i propri atti e del bene, mentre, come diceva, la volontà umana si scorda del poco bene che fa. E perché nella divina volontà questi atti sono sempre presenti, sono sempre pullulanti, sono sempre in atto. E allora quindi la memoria umana deve andare a pescare nel passato, nel finito, nel limitato qualcosa, e fare uno sforzo per portare al presente una cosa che poi del resto non ha più vita, è soltanto la memoria morta di quell'atto. Invece memoria nella divina volontà vuol dire onniveggenza, vuol dire tenere presente un atto che non è mai finito, e quindi una vita che continua. E quindi questo fatto della Madonna, che lei adesso ha 3 anni, la sua anima è come un cielo purissimo, vuoto, 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 è già pieno degli atti che lei faceva, ma pian piano il Signore, soprattutto nel Tempio, per questo dice a noi: svuotami di tutto per nascondermi nella volontà di Dio, svuotami di tutto, fai della mia anima un cielo vuoto, 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 e per andarci a mettere poi questi atti che sono sempre in atto, io non me li scorderò mai perché sono come delle stelle viventi all'interno di questo cielo. Tant'è vero che la prima costellazione, se vogliamo, è questa combinazione di virtù che si chiamano la porta del Tempio, io le chiamo così, la porta del Tempio. Quali sono le virtù che aveva Maria Santissima nell'entrare nel Tempio? Distacco, pace e coraggio. È come se facessero i cardini della porta del Tempio. Mi piace pensare come nella divina volontà le virtù sono come delle costellazioni virtuali, dei gruppi, come dice Fede, Speranza e Carità, come c'è l'orsa, come c'è l'orsa maggiore, l'orsa minore, che formano quelle forme di virtù, così c'è una costellazione virtuale che si chiama porta del Tempio, la porta templi, che è costellazione
costituita da tre cardini: il distacco, la pace e il coraggio. Allora, con questa costellazione virtuale, noi entriamo nella porta del tempio, nella divina volontà. E queste costellazioni di virtù che poi si riuniscono a gruppi, è bello vedere come nella divina volontà, soprattutto nei primi volumi, le virtù vengono raggruppate in modo diverso. Per esempio, ci sta un gruppo che forma il passaporto per entrare nella divina volontà o per avere la beatitudine anche in terra, ed era la rassegnazione, l'umiltà, il distacco, l'obbedienza, no? Quelle quattro firme del passaporto. E poi ce ne stanno ancora altre, come dire, la pazienza, la perseveranza, poi ce n'è una, la verità, la semplicità e la giustizia. Quindi pensiamo a tutte queste virtù come atti viventi che costituiscono, iniziano a formare le costellazioni. Immaginiamo la nostra anima vuota, 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 che inizia a pullulare di queste costellazioni, altro che Aldebaran, Orione, Orsa Maggiore, Orsa Minore, eccetera. No, si chiamano costellazioni di virtù vive, che iniziano a popolare la nostra anima. E poi ci sta la luna è l'amore materno di Maria, il sole, la potenza degli atti nella divina volontà, e poi la terra fiorita, gli animali della terra, gli animali del cielo, sono tutti atti che costituiscono la vita della divina volontà in noi e che prendono, come dire, la forma, l'immagine per noi di cose create. Per questo l'anima che vive nella divina volontà diventa la copia di tutto il creato. Dio vede in quest'anima tutto il creato, non perché ci sono gli uccelli veramente, ma perché ci sono quell'atto di divina volontà che fa l'uccellino. Sempre la gioiosità, il prendere quel poco dalla terra timido timido e poi portarselo su nell'albero per non volersi contaminare. Ci sta pure l'aquila, come dice Gesù nel volume 6, l'anima che vive nella divina volontà vive sempre in alto e guarda tutto con acutezza, come lo sguardo dell'aquila, e non ha paura di scendere e di sporcarsi perché risale sempre in alto. Quindi immaginiamo come Maria Santissima inizia a fare atti nella divina volontà che formano in lei tutta la creazione, e così pure vogliamo fare noi. Noi chiediamo in questo giorno 14 della mamma di svuotarci di tutto, così la nostra anima diventa un vuoto infinito, un cielo perfetto che si deve poi adornare delle virtù che sono le costellazioni, come fossero le stelle, no? Dell'amore materno, del sacrificio che sia la luna, della potenza degli atti della divina volontà che sia il sole, e poi la brezza continua che sarà il nostro continuo girare nella divina volontà che sia il tempo, il vento, che sia il mormorare della preghiera nostra continua, la profondità della sapienza della divina volontà che sia il mare. E anche quando ci sono le tempeste pare che il mare vuole distruggere tutto, ma poi il giorno dopo è più calmo, come se niente fosse successo. E questo pure è il segno che l'anima vive nella divina volontà, perché, come dice Gesù, le tempeste le vede, le sente, ma non la toccano, perché la sua nobiltà è divina, la sua origine è in cielo, la sua santità è del Padre, e quindi le tempeste non la toccano nell'intimo. E questo vuol dire formare in noi la copia della creazione e non perdere mai la memoria di tutti i nostri atti, perché noi ci guardiamo dentro e vediamo tante belle stelle, vediamo la luna, vediamo il sole, vediamo quindi la copia degli atti della divina volontà. E il Padre guarda Maria Santissima e vede la copia di se stesso e di tutte le sue opere, e questo è quello che la Madonna vuole fare con noi. Allora oggi, nel primo accesso al tempio della divina volontà, facciamo spazio a tutto con il distacco, ecco, per entrare nel vuoto di questo tempio, quindi svuotati di tutto, il distacco, il coraggio fermo e la pace. Mi piace che siano questi i cardini della porta che ci fa entrare nel tempio della divina volontà, dove noi con Mamma Santissima ci passeremo pure noi quei 15 anni, quei 12 anni, eccetera, figurativi, diciamo, quel tempio, quel tempo di divina volontà, perché
perché si formi in noi tutta la divina volontà, tant'è vero che poi alla fine Dio vede la sua divina volontà in terra, Maria Santissima, con tutte le sue opere, con tutto se stesso, e dice no, non mi posso più negare, io devo scendere perché tanto il paradiso ce l'ho pure in terra. E quindi con lei, con Maria Santissima, cerchiamo, chiediamo a Maria di come lei continuava a lavorare, a fare atti, ad accumulare atti di cui mai perdeva memoria, di riempire anche il vuoto dell'anima nostra per farci diventare copie della creazione di tutte le opere di Dio nel tempio della divina volontà. È sbagliato fare la fusione di queste tre cose, Marina? Come? Come si fa la fusione? Metterlo certamente, in... certamente, diciamo che Maria Santissima, mi immergo nel mare del tuo distacco per essere leggera, sospesa tra cielo e terra, completamente distaccata, come dice Gesù, ieri lo leggevo nel volume 12, l'anima che vive nella mia divina volontà dice distaccati da tutto, vivi in alto, distaccati anche da te stessa. Poi in un altro punto, quando dice l'anima vive in altro, distaccata da tutto, solo io sono il tuo supporto, le mie armi e le mie braccia sono il tuo supporto, e tu da dentro di me aiuterai gli altri. L'anima che vive nella divina volontà è distaccata da tutto e da tutti, non può farsi attaccare, diciamo, da niente e da nessuno, quindi il distacco. Poi ci fondiamo nel mare di pace di nostra Madre Santissima, sono i mari della nostra Madre Santissima, e poi nei mari di coraggio, e lei è la creatura, la coraggiosa per eccellenza. Mi meraviglio come nella Chiesa abbiamo Madre del Coraggio, ma no, sicuramente ci starà anche questo titolo, ma c'è lei è Madre del Coraggio, dove si tratta di entrare nel tempio della divina volontà senza guardarsi indietro. Lei ha superato l'atrio e il secondo atrio, il primo scalino e il terzo scalino, lì di fronte c'era questo tempio enorme, questa porta enorme con il sommo sacerdote che l'aspettava, dietro ci stavano Gioacchino e Anna che piangevano in lacrime, che si sentivano strappare proprio il ventre, e lei con coraggio, un passettino dopo l'altro, pare che quegli scalini lei si doveva arrampicare, doveva fare con mani e piedi per quanto era piccolina. Allora lei veramente il coraggio vivente, io con sommo coraggio, senza guardarmi indietro, anche se sapeva che i suoi genitori erano straziati, eppure con coraggio entra, sorride al sommo sacerdote, eppure nel dolore di sapere che nel distacco con i suoi cari genitori, la gioia, il suo paradiso nei primi 3 anni di vita, entra con pace, coraggio e distacco nel tempio della divina volontà, perché sa che lì ritroverà tutto e tutti, non perderà mai memoria di nessun atto, non perderà mai la memoria di ogni atto che fatto e ricevuto dai suoi genitori, e quindi lì troverà tutto e tutti. E quindi, come diceva Vilma, certamente ci possiamo fondere nei mari di coraggio, nei mari di pace, nei mari di distacco di nostra Madre Santissima. Questi sono i famosi mari della celeste regina di cui parla Luisa, sono i mari di potenza, di sapienza, di amore, di preghiera, di pace, di dolore, di gioia e di gloria, tutti questi mari, e noi ci possiamo sguazzare dentro per farci, ecco, come dire, ricostituire e darci la forza di questi mari di volontà divina. A me colpisce molto il fatto, e poi passiamo alla, cioè, che nella, diciamo, nella Chiesa, nel Vangelo, ovviamente non si parla mai di questi, così come non si parla della vita nascosta di Gesù, così non si parla della vita nascosta di Maria, perché è tutta formazione del regno della divina volontà. Quindi nelle 31 lezioni, anzi 31 più 6 di Maria Santissima, ben 5 se non 7 giorni, dal 12, il 13, il 14, il 15, il 16 e il 17, 5 giorni sono dedicati al tempio. È favoloso. E quindi, perché per noi vivere nella divina volontà vuol dire vivere nel fammi vivere Madre Santissima nel sacro tempio della divina volontà. Quindi ben 5 lezioni. E poi è dovuto essere Benedetto Calvi che ha detto: scusa, ma puoi chiedere alla mamma di parlare anche della visita a Elisabetta? Dice, sì, va bene, e ha aggiunto le appendici. Ma lei ci aveva dedicato proprio le prime sue lezioni ben 5 giorni alla vita nel tempio, dal sacrificio di staccarsi ai suoi genitori fino al momento dell'uscita nel tempio nel giorno 17. E quindi ci rendiamo conto di quanto è importante la vita nel tempio della divina volontà.